mi sento? Aspetta, dipendo da cellulare. Ok. Siamo in live, ma non c'è nessuno. Ah, ci sono io. Buonasera! No, dai, vieni, ci sono tre spettatori. A me non mi risulta niente. Sì, a me ne spuntano tre. Ah, Ma perché ok. non mi funziona il mouse? Ma che problemi ha? Ok, adesso hanno cominciato a venire la gente. Mamma mia, che capelli che tengo. Buonasera, ragazzuoli! Buonasera! Sera! C'è Umberto, c'è Giancarlo, c'è Mattia, il mouse non mi funziona. E tutti i problemi a me oggi, cioè. Oggi non ne va una dritta. Madonna, hanno già cominciato. Allora, Vuoi cioè. giocare a FIFA? Io ti sfido su NBA. Aspetta, ragazzi, facciamo una cosa. Per ora giochiamo con Mattia. Se eventualmente si ritrova qualcun altro che gioca a FIFA, lo mettiamo in mezzo. Non è che può fare Simo attacca e stacca No, con vabbè, gli volendo altri. anche sì, anche perché c'ho uno dei ragazzi della Lega che mi ha chiesto di sfidarlo oggi perché abbiamo due partite da. Cioè, dobbiamo sfidarci due volte, non tutte e due stasera. Io ho detto, dai, stasera sei il prescelto per sfidarti in live. Quindi ho detto, prima mi scaldo con un amico a FIFA o NBA e dopo ti scrivo e ci colleghiamo e così ti fai anche due risate. Così vedrai la tua vittoria in live, gli ho detto. Perché? Ciao Super Live di Super Sfide, lasciamo like, vai Grande Crystal. Questo è È Valerio, sempre Valerio, sì. saluta tutti, ma quindi Ciao. non giochiamo? Sì, certo che giocate, soltanto che siccome si è prenotato prima Mattia, facciamo FIFA. E nel frattempo che Simone, cioè, aspettando che praticamente fino a... Sì, fino a... va bene, va? Simone finisca. Se troviamo qualcuno che vuole giocare a FIFA, siccome nel frattempo che lui è a FIFA, si gioca a FIFA. E poi si prende, se non c'è nessuno, invece si mette direttamente NBA e gioca Simo Alessandro. Vabbè, ragazzi, oggi sono dislessica. Sì, allora Gioca. facciamo Matte Shark, poi la partita di Lega e poi facciamo Alessandro con NBA. Ciao, stasera senza compiti, Keeper. Ah, Wow. ecco perché sta Domani diluviando in questi piove. giorni. Ecco. Domani piove. Bellissimo, adesso che ho fatto partire FIFA e viene fuori la schermata rossa, guardate che faccia rossa che tengo, Marò. sembro tipo Goku col Kaioken, tipo. Per chi seguiva Dragon Ball Z e chi non l'ha seguita e non gli piace Dragon Ball, fuori dal canale. No, scherzo. Però aspettate che un pochettino più giù. Vediamo. Ok. Ride e dice è vero. Ma scusa, ma se ti piace quella cam, mettila come era ieri, scusami. Com'era ieri? Come? Ah, per NBA. Quando ho fatto Oh, NBA. anche per adesso, se vuoi. Non lo Quindi tu intendi. No, vabbè, ma per FIFA teniamo questa. so. Ah, va bene, ok. Ti posso invitare? Sì, vai Mattia, appena gli si accende il gioco. Ti mando una foto della mia squadra su Insta. Va bene, intanto facciamo una cosa, ragazzi. Io ho recuperato i premi della Weekend League e delle Division Rivals. Ho quattro pacchetti. Vabbè, sapete che la Weekend League è andata praticamente una schifezza perché ho fatto solo 9 vittorie su 30. Ma. Scusa, non avevo letto. Mattia ha detto che ha preso l'HZ, Sì, fortissimo, mandata, mandata. è un giocatore francese Non che avevo gioca letto. nell'Arsenal. Ok, allora. Direi di cominciare, vediamo un pochettino. Se riusciamo a trovare un certo Lionel Messi. Perché se lo troviamo. Scusa, Gian dice, ciao Vale, osserviamo che fa Eno e come è migliorata in questi giorni la faccia da No, diavoletto. che bastardo. Visto che sa che sto perdendo in continuazione, ancora un posto per retrocedere in ottava divisione. Quindi. Creeper legge, Enomist, io su Ultimate Team mi sono cambiato la squadra da Serie A a Premier League come TD.
Ah, come Chi terzino prendo destro. come Walker, chi prendo tra Walker e Cancelo? Mattia dice Walker. Io ti direi più Cancelo invece. Non so, io l'ho sempre trovato buggatissimo Cancelo ed è anche molto più veloce di Walker, secondo me. Addirittura mette Shark e scrive Walker in grande. Secondo me invece facciamo un'altra cosa. Siccome mi riprendo di nuovo il messaggio di Zan, Alessandro dice: scusate se non commento, ma FIFA non mi piace. No, mi riprendo. Lui è PES dipendente. Sì, io riprendo un attimo il commento di Gian. E praticamente dico, mi sa che voi tre state facendo combriccola e quasi quasi io mi prendo uno dei tre gemelli e mi prendo quello di FIFA. Me lo porti domani qua, tu te ne puoi stare a casa, non me ne frega niente, almeno quello sa il suo perché. Ai Tu ne ai ai. stai con Giancarlo e Alessandro, non me ne frega niente, fai quello che vuoi, l'importante è che lui me lo porti, grazie. Andiamo avanti. Ok, ragazzi, allora, Ok, qua ci ritroviamo. allora prendo Cancelo, no? Walker è una bestia, forti, orsic, bravo. Sì, perché Non lo dovevo conosco. scegliere tra i due giocatori che mi sono venuti fuori e ho preso Orsic alla fine. Allora, ragazzi, ho questi quattro pacchetti. Pacchetto giocatori zinco rari, che è quello più piccolino, perché ci sono sia giocatori d'oro che appunto argento. Il pacchetto mega che non manca mai. Pacchetto oro rari, che questo me lo tengo alla fine, magari è una botta di fortuna. E poi questo qua, che contiene soltanto giocatori. Ragazzi, io voglio Messi. Porca miseria. Meno male che non ti avrò domani. Ho detto meno male che non ti avrò domani e per tutto il fine settimana, così se non lo trovi non mi dovrai piangere, tanto piangi da Alessandro e da Gian e io mi tengo quello di FIFA. Come sarebbe? No, e allora. Io mi prendo il gemello di FIFA. Ah, ok. Il Tu te ne cartonato puoi stare. praticamente. Non mi interessa, io voglio lui. Il resto devo essere con Ok, Gianna. allora. Ragazzi, facciamo una cosa. Cominciamo dal pacchetto zinco rari, che ci sono appunto oro e argento. Ok. Allora, dai. Paura, ragazzi. Non lo trovo senza pic e pacchetti top. Ah, ecco, praticamente mi sta già smontando dicendo che non riuscirò a trovarlo. Allora, partiamo col primo pacchettino. Vediamo un po'. Io sto zitto, non dico niente. Io sto ancora aspettando che si aprano porte, portali, portettucce, quello che vuoi. Vabbè. Ora ho schermata nera. Vabbè. E già mi hai detto che cosa trovi. Ok. Chi è questo? Rugani, difensore centrale del Milan, della Juve, scusate. Izzo. Scusa, del Piemonte Calcio. Esatto. Enomist, dedicami un altro pacchetto come l'altra volta che ti è uscito all'AN. È vero. Sì, Il cartonato, non capisco, spiega. sì, perché dice, ma Gian, chi è il praticamente. gemello di FIFA? Allora, praticamente, come potuto vedere nella copertina, io ho fatto Simone sia su FIFA che su, cioè con la maglietta di Lozano che con la maglietta dei Golden State Warriors. Quindi Esatto. praticamente scherzando con lui, quando gli scrivevo le mail per mandargli la, gli ho scritto la mail per mandargli la copertina, gli ho scritto adesso siete in tre, no, adesso siete in tre i gemelli. Quindi da questo momento è rimasto sto scherzo anche su Instagram, se l'avete visto, ho detto stasera sono con tre gemelli, cioè Simone più i due che ci sono in copertina. E quindi Simone dice che ti manda il cartonato di quello di FIFA. E vabbè, dai, almeno mi accontento del cartonato e tu ne stai con Dan e Alessio, vabbè? Va bene. Ok, a posto. Domani non mi devo alzare presto per fare la spesa, che bello!
Allora. Umberto dice: mi dedichi un pacchetto, quindi a Umberto che poi è Lilluta. Lilluta, Sì. esatto, Lilluta gli devi dedicare un pacchetto e anche a Creeper. Allora, Nathan? visto che ho solo 3 pacchetti a disposizione, vediamo se mi ricordo tutte le persone che sono qua. Direi che questo pacchetto mega, essendo mega, lo dedico a Lilluta, Creeper e Valerio e a Bella la Mateshock. copertina. Cosa? Questo pacchetto, questo è il pacchetto mega. Visto che è Che mega, mega. lo dedico a Lilluta, Valerio, Creeper e Mateshark. Per adesso. È a Gian praticamente. No, 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 no. Gian e Ale, un altro pacchetto a parte. Un altro degli E altri due. allora. Ah, Matte Shark, ok. Non avevo capito. Magi-chan. Quindi Ah. diceva a Gian, quindi. No, Ah, Simo Messi a me. no. E anche Simo Messi che è arrivato momo in questo momento subito. Ecco da dove vengono gli altri spettatori. Ragazzi, fatevi sentire. Fatevi sentire. E mettete. Oh, attenzione! Ma io ancora non No, no, vedo, sta non ci credo. zitto, sta No, ci ho zitto, sperato. Ci ho sperato! ok, non so di che quadra sia, chi è Pizzi? È un giocatore portoghese, ma io ci ho sperato perché vedevo, scusate, se uno vedi che è workout, che vedi che è portoghese, a te che viene da pensare! Portoghese? Che poteva essere Cristiano Ronaldo? Coso? No, io personalmente se mi dici portoghese forse ho sbagliato. Quello è spagnolo, Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, no, ma Fabian Ruiz non viene preso come workout, amore, non ha un valore talmente alto da essere. Però porca puzzola! Allora, Mannaggia. Gian dice: a me non lo dedichi il pacchetto Mega? E non ce n'è Matt una dice spie, Taspi, non ti preoccupa. se ci speravi, ah ok, Creeper dice fanno sempre lo scherzetto e poi dice ah ecco. Assurdo, mamma mia, mamma mia. Cioè, mi si è fermato il cuore, ragazzi. Ho trovato Spina in versione Champions League. Vediamo. Sì, una mezza schifezza, costa 1.400. Oddio. Mamma mia, ragazzi, veramente, mi devo ancora ripigliare. Ah. Ok, chi sono ste maglie? Danimarca indipendente, questa me le tengo. No, io sono Ok. molto indifferita. Vabbè, Lo so, amore, io non so, ti ripeto, non so che cosa fare. allora io leggo e basta, cioè li seguo tanto quanto. Ok, qua abbiamo allora pacchetti orari. A questo lo dedichiamo a Gian, ad Alessandro. Basta, tutti gli altri li ho nominati nel pacchetto prima, se non ricordo male, giusto? Sì. Ok, vai con pacchetti oro rari. Sì, amore, io non lo so, io metto il buffering a zero e tutto quanto, ma... Perché FIFA trolla così? Pizzi, ma chi è? Ah, non chiederlo a me, guardi, io non so niente. Questo è un altro portoghese, un attaccante sinistro, Mazennani. Che in FIFA 18 o FIFA 19, se non sbaglio, ti veniva anche là un colpo perché vedevi attaccante sinistro, portoghese! E poi vedevi che non ha invece che Cristiano Ronaldo. Assurdo. Ah, va bene, altri giocatori da vendere. Allora, questo via, la maglia della Francia me la tengo. Ciao, Custe na 45. Hi. Custermonna 45. Hi! Non Non lo so leggere, mi dispiace. ti Cust. preoccupare. How are Cust. you? Ah, ora lo sentiamo lui parlare in inglese perché io non leggo inglese, ve lo scordate, Meglio non eh? Gian, ricordare la meglio. sua esperienza in A. È vero.
Adesso abbiamo l'ultimo pacchettino. Aspetta, prima del panchettino, ora gli devi dire a Cus in Sì. inglese, perché ti voglio sentire, ora non te la scanti, gli devi dire benvenuto, iscriviti al canale e metti like, avanti, dai, Allora, condividi la live, forza, allora, sentire. haikus te haikusterm una 45. You are welcome in my channel and the channel of Enomis and Crystalline 22, my girlfriend. Anzi, he is my wife. And I want that you subscribe in our channel and like this live, please. Ma sono cavata! No, però fa niente, è ammannanza. Share the And live, share the giusto, life. hai Gra ragione, share the grazie. live, ah, this live, vero, this live. Grazie Matte Shark dalla regia. Fai quest'ultimo pacchetto, Sì, che lo dedico a mia moglie. ah, che E cacchio, vediamo che porti bene. Speriamo buono. Non è workout. Vabbè. Ma sono vuoi essere portoghesi! Sono 3 portoghesi di fila! Sono abbonato al Portogallo. però bella la fumata fucsia, visto? Eh sì. Mischia. Oddio, Non tra... ora devo leggere The Italy is so cool language. Ah, thank you so much. But my English is terrible, sorry. My English very very terrible. Oh, guarda Allora, chi c'è per la gioia di Gian e per la gioia di Ale. ancora non l'ho visto. Comunque, aspetta. Spero che non sia che non se ne sia andato. Non è un complimento. Non troverai niente. Lui no. Lasciamo like. My mom is Italy. Italian. My mom Oh. is Italian. Sorry. This English is very terrible. Sì. Cool. Ok, stanno scrivendo tutto in inglese. Io mi rifiuto di leggere ancora in inglese. Bene, molto Where are bene. you from? No, ragazzi, figlioli. Dico io. Aspetta, Creeper, manca un H in Where Are You From, se non Comunque, sbaglio. guarda questo giocatore giapponese, amore. Aspetta, Ito. Ito, se ne è Ito. Ah, Ti posso invitare? Infatti, Creeper, where? Infatti, ok. Berlin. Are you wow. German? Vabbè, è Berlin in German, fino a prova contraria. Sì. Forse se la geografia non è errata. Vai, Matte, invitami. Yes. Please. Ragazzi, però non posso. Allora, se parlate inglese, sinceramente le cose sono due. O non leggo o me ne vado dalla live, vi avviso. Tanto c'è Doge che mi ha scritto, Ciao, Eno. che mi ha scritto su WhatsApp con un vocale. Unicorno dice ciao Enomist, invitato. Where lo so è il traduttore, ti ho Ah, invitato. Ah, aspetta. where? Ah, ok. Creeper ha scritto e ha postato, ok. Ok, aspetta solo un attimo però, mannaggia, mi sono dimenticato che devo comprare un po' di forme fisiche perché sono a zero. Solo un attimo ragazzi, perché sennò veramente già faccio difficoltà contro di lui, figurati se mi metto a... Ora ti comincio a parlare in inglese e io vi dico ciao Ragazzi, siamo ciao! mezzi... Oh mio Dio, veramente, domani ci sarà diluvio universale. Che cosa? Di che cosa stai parlando?
Dopo possiamo fare un'amichevole Tafurs. No, non ci... No, veramente, domani piove, domani diluvia. Domani diluvia, non piove. Domani diluvia. Tra Creeper che non deve studiare e Tafurs che si è fatto vedere dopo non so quanto. Oh mio Dio! Ragazzi, ma quanto Tafurs, costano le come forme stai? fisiche? Mamma mia, non riesco a beccarne neanche una! Costano un fottio! 2500... Allora, Nat ti scrive, so che non vi interesserà più di tanto, più di molto, ma ho appena... Matti, senza offesa, ma che schifo, cioè proprio presa in molto Che cosa? a Scusa, non leggo, divertimento. non leggo, dimmi. Mattia dice, so che non vi interesserà più di molto, ma ho appena fatto un rutto assurdo. Interessante, vuol dire che è digerito e... Lo so, infatti prendila amichevolmente la cosa, tranquillo. Unicorno scrive, ai, Kus è un mio amico di Discord. Wow, allora divertiamoci. Oh, Trebor, oh, cioè domani scende giù l'inferno Incredibile, dal c'è cielo. persino Trebor, Seppure mamma mia. Trebor, cioè non lo so oggi che cosa è successo. Trebor, fammi un Dan dice, favore, no scrivi... Mattia, non ci interessa. Non mi so, una squadra abbastanza forte, questa è Tafur. Ok. Allora, Tafurt, aspetta, 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 Tafurt, tu aspetta, è a mezz'ora che che sto cercando di dire cosa? una cosa, per favore, ti prego. Trebor, fammi un favore, puoi dire a PlayDoGame di scrivermi qua in chat di collegarsi perché non ho la possibilità di ascoltare il suo audio, grazie. Ecco, fatto. No, please, entra che ho poco tempo, questo è Mattia. Eh sì, un attimo, solo che non è che posso affrontarti con una squadra stanca, abbi pietà, solo che qua appunto le forme fisiche, insomma, costano una botta e tutte le aste finiscono presto. Ok. Ok, ti ringrazio da morire, Kus. Sta scrivendo qual è il vostro giocatore preferito. Sicuramente starà facendo il translate. Ah, ok. My favorite player is Mertens of Naples team. Napoli team. Ok, adesso possiamo cominciare. Ronaldo e Mancus, Douglas Costa, anche Fregapane. Quello di Cust è Sancho. Sancho. Sancho, infatti ho dimenticato Sancho un del H. Borussia Dortmund che è quello in copertina su FIFA. Unicorno dice Dybala. Paolino Dybala. Paolino! Otrebor dice Sasso, Grazie. Creeper ride, Tafur o Vesuvio, la lavi col fuoco. Faccio finta di non aver sentito e letto. Sorry, non lo so. È una delle frasi contro Napoli e il Napoli quando giocano. Infatti per questi cori vengono sospese le partite. Va bene, mi vendicherò con una vittoria se Dio vuole. Oddio, non mi ricordo più. Ok. Ragazzi, oggi ho giocato a FIFA 19 su PlayStation 3. Io lo leggo, tu dimmi cosa vuoi che faccia, perché Sentiamo. personalmente io toglierei, dico la verità. Senti che puzza, scappano i cani, sono arrivati i napoletani. Tafur. Ma chi è? Tafurs! No. Anche se stai scherzando, non mi piace. Ok, allora se continua eventualmente tolgo il commento. Ok, va bene. A questa è andata. Alla prossima. Calma. Aspetta. Bimbo di Tafur, vai a fottere in un'altra live. Creeper, calma, calmino, non ti preoccupare. Gian pure dice zitto da fuori, ragazzi tranquilli, è soltanto appunto Simone mi ha fatto capire che dalla prossima in poi cioè diciamo togliamo la scritta, non è un problema.
di Napoli. My parents are Naples. Sì, scusate ragazzi, io gioco o mi concentro per capire che cosa dire in inglese. Poi ti saluta Tizio. Ti ricordi Tizio? Tizio? Sì. Ciao, tizio! Buonasera. Buonasera. Aspetta, non ho messo l'audio. Sorry, raga. Fine primo tempo metto. Tolgo, non tengo le cuffie anche se ce le ho sul collo perché mi danno un po' fastidio. Tanto sento l'audio leggermente in cuffia qui. Meno male che non l'hai passata dall'altra parte. Ragazzi, comunque è una cosa incredibile. Cioè, oggi ho giocato dopo non so quanto tempo ad un FIFA per PlayStation 3. Ho giocato a FIFA 19. È una cosa incredibile. C'è un cambio di grafica allucinante. E non ci sono le squad battles su PlayStation 3. Tutto un altro mondo. Tutto legnoso. I tiri a mezza altezza sembrano fatti con non so che cosa, fatti malissimo. Io non so come fa la gente a giocarci ancora. Ragazzi, calmi, grazie. Non lo ripeto più, lo sto dicendo con molta, molta calma. Quindi cercate di evitare. Andiamo avanti. Giancarlo Stivale per ora è a vedere un film col padre. Torna più tardi a giocare. Si scusa per il disguido. Gian, digli tranquillo quando eventualmente finiscono le partite di amichevole e si mette NBA, eventualmente glielo dici e lo aspettiamo. Sì. A me sono sulle scatole queste rivalità, sì, vabbè, questa rivalità mortale del calcio nel suo rispetto per l'avversario. Dissing, che significa? Aspetta, dissing mi perdo, dimmi. Dissing, mamma mia, cosa mi sono mangiato. Come posso dire? Permettimi il francesismo, è uno sputtanamento Ok. verso un'altra persona o squadra. Ah, ok. Bella questa, bella questa. Bravo Allora, Ali, bravo, bravo, bravo. sì, dai, è una battuta. Allora, ragazzi, a me non me ne frega niente quello che dice Simone. Mi dispiace terribilmente. Io leggo però tutte e due gli insulti li tolgo. Tutte e due i commenti. Allora, Creeper dice: Tafurs, tu insulti, io non sono un bambino, coerenza zero. E uno via, perché vi avevo detto, ragazzi, non volevo niente di queste cose. E Tafurs dice: minchia fra, è una battuta, fatti una risata. Allora, le cose sono due: A me o danno la fastidio smettete queste battute. o la smettete di litigare o gentilmente tutte e due fuori. Tizio dice: ti sei convertito a PES, vabbè, da furto, ma insulto chi? Quindi mi devi fare però. Io non insulto nessuno. Tafur, chiudiamola qua. Non voglio leggere nessun'altra cosa che riguardi questa discussione. Se volete discutere, prendete tutte e due, vi iscrivete l'un con l'altro su Instagram, su Facebook e mi insultate quanto volete. Non voglio leggere più niente. Capito sia Creeper che Tafur? Non ve lo ripeto più. Okay, Lui è concentrato. Io che quando l'ho detto. Crystalin si incazza, eh. Quindi non ve lo ripeto più. Allora, Unicorno dice: sì, ma non serve a niente togliere il commento. Allora, io tolgo il commento. Se loro continuano, io li butto fuori dal canale. Non mi interessa niente. Ci sono delle regole, le abbiamo sempre dette. Non vogliamo, cioè, può succedere che uno scrive qualcosa. Se a Simone dà fastidio, tranquillamente si fa un reclamo. Al secondo reclamo si butta fuori. Anzi, si cancella il commento, al terzo si butta fuori. Quindi, gentilmente, calmini. Grazie. Siamo amici. Chi è che mi aveva chiesto se mi ero convertito a PES? Tizio. Non proprio, cioè ho anche PES, ma ci gioco molto poco e devo dire la verità, per certi aspetti lo preferisco molto a FIFA, soprattutto per quanto riguarda il gameplay che è più veritiero, ma allo stesso tempo devo dire la verità, più difficile, va.
molto più difficile. Però, se devo essere Tanto sincero, quando riesci a per fare. rispondere, Dimmi. un attimo a Tafur, Tafur dice sì, ma Simone mi conosce. Sì, infatti, ti conosce, ti conosco anch'io ed è stato, tu hai fatto una battuta, Simone ti ha detto tranquillamente e serenamente no perché gli dà fastidio, punto, finisce là la questione. Otrebor scrive, Tafur dà fastidio a Enomis e basta, perciò sarebbe gradito che pur essendo una battuta non venga scritta, grazie, punto, stop e finiamola qui. Esattamente, ha ragione Otrebor. Grazie, Otrebor. Non, esatto, non sono un bimbo comunque se apre la live, che apre la live e insulta la gente. No, lo Siamo so. 10 e finora 4 like, è vero, ha ragione. Veramente siamo in 12. Allora, unicorno, basta. Perché basta, fai schifo, Creeper, vai fuori, ti chiami Creeper e non sai questa meme. Unicorno, gentilmente, basta. Mamma mia, Marcello. Vabbè, lui traduce, giustamente. Mi chiamo Creeper perché mio fratello ha messo il nome vivo di Minecraft. Ragazzi, Ragazzi, vi rendete basta. conto che queste live devono andare a finire su un sito internet e se continuate così, questa la devo cancellare? Ci sto Esatto. rimettendo la faccia! Esatto, quindi io non leggo più, se leggo queste cose prendo e le elimino. Ho già detto tutto. Scusate raga, ma io non sono come Ale che dice ragazzi calmi calmini. Cioè non sono così buono. Anche perché rispetto a Gian, scusa, non so se prima ho detto Ale invece che Gian, vabbè, avete Sì, hai capito? detto Ale, ma Cioè tranquillo. faccio parte di un network. Queste live vanno a finire su un sito internet. E io mi sa che già dopo Esatto. questa rimane sul canale, ma sul sito non ci andrà. Non penso proprio. Sì, ma scherzavo, ma non sto litigando, sto dicendo. Vi chiedo un Ragazzi, favore. non lo leggo. Allora, vi chiedo un favore. Sì, infatti, Otrepol, non ci metto neppure più a leggerle, perché dice la superiorità sta nell'ignorare se qualcuno insiste. Sì, infatti, io non leggo più. Allora, io Vado posso apprezzare oltre. se qualcuno fa cose del genere e voi mi difendete, lo apprezzo, però fatemi una cortesia. Se dovesse succedere di nuovo, non con voi, ma con una persona nuova, eccetera, lasciate gestire la cosa a me e a Crystal. Basta. Perché poi cosa succede? Succedono queste cose qui. Devo essere sincero, se fosse un canale, diciamo, molto, oddio, non è che è professionale, però che non avesse niente a che fare con che queste live non andassero a finire su un qualcosa di ufficiale, ok? Chi se ne frega, vi potete anche scannare Sì, mi darebbe comunque fastidio, ma boh. Ma così no. Così no. Cioè, c'è gente che poi va a vedere la live, vede questo e dice: ma che razza di live fa questo qua? E magari o non si iscrive o perde iscritti. Basta, io non ci sto più con la testa ormai sta partita. Dai, concentrati. Torniamo alla live. Si va una partitina. Fermi. Perché? Facciamo, ecco, prima c'era Tafurt a fare un amichevole, dopo questo c'era Tafurt e poi c'è Otrebor. Dopo Otrebor c'è Ale con NBA insieme alla Lega. Non so Sì. se vuoi fare prima la Lega e poi Ale, No, io scegli tu. dopo di questa devo fare la Lega, amore. Ok, quindi ragazzi, un attimino, l'amichevole sì, ci sarà sia con Tafurst che con Otrebor, però prima la Lega, quindi Sì, che perdonatemi, io comunque questa ragazzi, cosa non tranquilli, l'avevo non è che la capita. partita dura 12 minuti a quarto come nella carriera, eh. Sono 6 minuti a quarto. 5 Ah, sono. ok, va bene. Quindi durano di meno. Sì, perché sennò ha voglia quando si finisce la Lega, mai più.
Di rispetto alla fila. No, ecco, non sapevo che praticamente c'era da fare prima Lega e poi riprendiamo a giocare, ecco, era l'unica cosa. Meno male che Simo me l'ha ricordato. Ecco, non... Allora, Ammazza quanto è Tafur tosta scrive. notte. E rispondo molto. Allora, va bene, me ne vado perché capisco di non essere ben accetto in questa live sia da Simone sia dagli altri partecipanti per aver scritto delle battutine. Allora, Tafur, non è questo. Tu hai scritto le tue battutine, Simone che ha detto no, che non piacevano perché è un coro che non piace, doveva finire là, ok? E tu infatti l'hai finita. Quello che ha dato fastidio, ma non per questo ti stiamo dicendo di andartene, è stato il litigio che hai avuto con Tratta e Creeper, quindi ha dato fastidio questo, non tanto per la tua battutina. Quindi se la finiamo qua, nel senso che smettiamo di parlare di quella battutina e del litigio, tranquillamente e serenamente si può continuare a giocare. È tutto qua la cosa. Quindi va sereno, si deve fare la lega perché comunque Simone aveva preso appuntamento con questo ragazzo e non sapevo che l'avevi preso subito. Finito quello, si rimette FIFA, tu sei dopo la lega il prossimo a fare Tafus, a fare l'amichevole con Simo. Tranquillamente e serenamente, poi c'è Odreboard e poi in caso si riprende FIFA, scusa, NBA e si mette con Alessandro, giusto? Esattamente. Perfetto. Cus scrive, ma che è successo? È bellissimo sentire gli italiani che litigano. Ma dai, Cus. Vabbè, ci Vabbè, facciamo sempre riconoscere, va. sì. Otrepol dice, Tafur non hai capito ciò che intendevamo. Non sei di disturbo, ma solo nella vicenda accaduta prima che non dobbiamo riprendere. Esatto, basta, si va avanti. Devi soltanto attendere che finisca questa partita, una della Lega, e poi sarà il prossimo. C'è una fila purtroppo da rispettare. Sinceramente, se non c'era la Lega, saresti stato il prossimo, dico la verità. Perché appunto. Mamma mia, Enomis, questo è Gusto che scrive. Non ti so dire. Forse perché sto perdendo e non sto giocando benissimo. Ma io ho PES, penso, questo è Unicorno. E Unicorno ti puoi mettere eventualmente dopo. Alessandro ti può mettere con PES, a meno che Alessandro ancora non stia finendo di vedere un film col padre, quindi diciamo un attimo lo sorpassi e Alessandro viene dopo, Sì, ma insomma, dico. per quanto durano le partite su PES. Bravo, Ecco. Matte! Cioè, io senza neanche rendermene conto pensavo che stesse per finire appena il primo tempo. Invece è finita la partita. Non voglia Cri. Non voglia Cree, boh, GG. In che senso non voglia Cree? Non lo Ma conosco. io ho il pass, non voglia Cree. Ah, nel senso, ma io ho il pass, nella senso che lui viene prima. Ah, ciao Super J, ciao Enomist, ti saluta Super J. Ciao, Super J. Mi sa che è nuovo lui, perché è Mi la sa prima che è volta che lo vedo. nuovo. Quindi benvenuto, iscriviti al canale se eventualmente non ti sei iscritto, lascia un like se vuoi condividi la live. Esattamente. Mattia scrive, mannaggia Andanovic e Koulibaly. E vabbè, abbi pazienza, te Megazabba, tu 2-0, te volevi ancora aumentare? Ah, no, invece Unicord dice non voglia di giocare. Non l'ho capito a quest'uomo. Simo, se vuoi userò la mia rosa così vinci. Scherzo, questo era Odreborn. Sì, perché se non sbaglio lui ha iniziato da poco a giocare a, penso, se non ricordo male, al L'Ultimate Team. Gian scrive, Tafur, una battuta di cattivo gusto. Vabbè, Gian, non ti preoccupare, ormai è finita, possiamo stare tranquilli, cioè basta. È passato. Aspetta. Appunto, Unicorno dice penso che ho la febbre.
Oddio, può essere, Mi sta dispiace. girando, ragazzi. Vero? Sì. Ah. Tranquilla, io sto bene. Anche perché io sono abbonato al Festival di Sanremo per prendere la febbre. Che senso al Festival di Sanremo? Nel senso che quelle rare volte che la prendo sempre nella settimana in cui c'è il Festival di Sanremo. Ah, Se non ok. la prendo in quella settimana vuol dire che non ce l'avrò per tutto l'anno. Lo so, è E partito. no, hai perso, no? E questo lo dice Gian. Otro Vabbò. partisce, ora ho una squadra di 183, comunque ci divertiremo. Allora. Gian scrive da farti prendere la febbre. Allora, aspettate un attimo, ragazzi. Io capisco che se Enomist prende la febbre, sta a casa e sta con voi, però sapete, ogni tanto vorrei che venisse da me. Cioè, nel senso, cioè, se poi volete tenervelo per voi, ditemelo che io veramente me ne cerco qualcun altro che almeno stia con me. Me lo vedo ogni tanto. Nel senso Allora. che canti come a Sanremo, magari andiamo a Magari. Sanremo, Valerio. Sì, ma tu lo sai cosa devi fare, Valerio, per andare a Sanremo? Devi spendere, devi versare almeno 10.000 euro solo per presentare la canzone. E poi sperare che venga scelta tra le 12 che andranno a partecipare a Sanremo. Quindi è un investimento quello che fai, quello che si fa. Ma perché sento Elena più bassa? È perché ho Penso sei allontanato il dalla. cellulare perché sto scrivendo al ragazzo che mi inviti. Ah, ok. Gian scrive: sto avvisando Ale, no, che sei su NBA perché suo padre l'ha pregato di vedere Avengers con lui. Tu lo Ah. fai solo per i soldi. Ironicamente lo dice Gus. Tominga, ciao! Saluto. Ciao! Ciao Tommy. Benvenuto. Mister Jack come ha scoperto la live, visto che è nuovo? Aspettate che Cosa? metto. Vorrei Sì, mister sapere. sei. Ah, come l'ha trovata? Yes. Ma ho visto Striscia la notizia, diceva di questo. Di cosa, Valerio? Non ho seguito di cosa. Forse il fatto dei soldi. Oggi regalo Wurstel. Ragazzi, ma che vi fumate prima di venire alle live? Vi No, prego. ti ricordo che Kus sta usando il traduttore, secondo me. Ma oggi regalo Wurstel. Oddio, spero che per Viewster non intenda quello che penso io. Scusa, eh. No, vabbè, ragazzi, io non ci vengo più alle live. Va, sbrigate voi. Ma no. Salsicciotto? No, vabbè, figlioli, non ci vengo più qua, va, dai! Ma che cosa brutta, Tizio, grazie, almeno tu. No, ragazzi, mi rifiuto, non ci vengo più alle live. Sì, Sanremo che parlavano che si danno i soldi. Ah, che devi pagare per andare a Sanremo. Ah, ok, Striscia la notizia parlava di questo, Ah, beh, sì, ok. sicuramente. Facilmente impressionabile, bollino rosso. Ok, Va bene, il mio avversario allora dice facciamo una accendo e cosa. arrivo. Ok, allora, siccome sono molto impressionabile, facciamo così, che Enomist farà una sorta di, come li fai, che cos'è che fai tu di solito, come, il sondaggio, e sceglierete voi chi dovrà fare la prossima speaker. Bene, La così io me ne sto a Ma casa, non faccio perché? niente. Ma perché? Perché non mi vogliono? Ma chi ha detto che non ti Allora, vuoi? Otrebor dice: non voglio il salsicciotto, voglio la pescheria. Lo sappiamo che sei maledotto e figa. Perché vengo sempre considerata come un ragazzo quando vado in certi posti? Non avete ritegno per me? Vabbè, troverete qualcun altro. Divertitevi. La prossima volta.
vogliamo Massimiliano, ecco, io me ne sto a casa, bella, tranquilla, me ne vado a letto, mi faccio le mie cose. Porca miseria, gioco contro Kemba Walker che era mio. E anche Tatum, Madonna ragazzi, quante ne prendo io stasera? Ho Madonna. fatto triggerare Elena, che significa? Oddio. Bene, per cantare a Sanremo devi avere il mio rene, per cantare sono un unicorno cornuto su YouTube, lo faccio uscire la mia canzone ufficiale. Verrà un po' dopo Ale, dopo la partita che farai con quelli della Lega, Avengers e Avengers. Questo... I'm from Spanish. Thanks. Wow. You are welcome. Little Garza Expo. Calma, sei una ragazza che è super stupenda. Grazie Valerio, ma penso che questa sarà la mia ultima live con voi. Quindi vi saluterò felicemente. Fidel, hola. Basta, le ho viste di tutte, dall'essere non considerata una ragazza praticamente, all'essere ignorata come ragazza, al parlare l'inglese, fra poco pure in spagnolo. Basta, le ho viste tutte, non posso morire in pace adesso. Consenta di tu però, Ci provo, questo è quindi tosto. ragazzi, un attimino, si farà un momento di pausa perché Simone si deve concentrare perché la Lega conta, quindi scusate un Non è tanto per attimino. quello, ma ho abbastanza paura dell'avversario perché ha dei giocatori veramente mostruosi, di cui un giocatore era mio. Quindi. Infatti, quindi per un po' anzi vediamo di... Allora, Gian dice, anzi potremmo fare peggio, credo che in molti si siano contenuti. Perfetto Gian, la prossima volta parli tu, metti tu a parlare qua al posto mio, così fate il peggio che volete, non c'è problema per me. Ci sono gli Avengers su Rai 2, Gian. Ah, sì, infatti te lo sta vedendo Ale con il padre. Ma strano che anche papà non se le stia guardando, ma perché a lui non piacciono tanto sti film. Infatti quella volta che ci siamo visti, Porca miseria! come si L'ho chiama? perso, l'ho perso la marcatura, l'ho perso, l'ho Dottor perso. Strange, non è che gli sia piaciuto. Ah, che strano però. Che Cosa? non gli sia piaciuta. Questo era fallo! Ah, bam, 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 bam. Lo recupera, dai. Ce la stiamo giocando pian pianino. Il problema sarà quando dovrò far giocare i veri Ale serbi. supplicato dal padre. Supplicato dal Ah, padre, sì, addirittura. perché suo padre l'ha supplicato di vedersi Avengers con Alessandro. Oh, dov'è? Ma dai! Ma porca miseria! Ma dov'era la marcatura? A piccianze! Sarebbe una zona della Slovenia. Benissimo! Dai, 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 dai! Ragazzi, sentite un po' l'audio? Troppo basso, troppo alto? Ditemi voi. Porca miseria, guarda come si muove bene sto ragazzo. È la prima volta che lo affronto, ma c'ha due, non c'ha due giocatori top player, niente male. Da no! Che errori non ci stanno. Buona scena. Chi? Scusa. Va a Mentre sono mangiare? benissima, non è il mio genere, grazie mille Vale. E oltre scrive Fidel, how do you find this live on YouTube? Dai, scrivo, non la leggo male l'inglese. No, per niente. Grazie. Io ho un hamburger mangiato, bravissimo Valerio, io che cosa ho mangiato? Ah sì, ho mangiato qualcosa. Davvero ho mangiato qualcosa. Vado anche. Io, ciao, ciao unicorno, Ciao alla Uni. prossima, o se vuoi ritornare. Pure io, Vassizio. Ok. Tanto sempre se ci siamo, noi siamo... Vabbè, prima eravamo in 10. Ok, sono riuscito a recuperarla. Sì, ma aggiornamento del punteggio? Ah, cavolo. Non ho visto. Volevo cambiare la cam.
No, leggi Sgarbato. il mio Ma un nome fortunio. nuovo. È un unicorno Unicorno, cornuto, blasto sì, lucido. un normale. Here's Harris. Unicorno. No good on the shot, a bit long that time. Dai, siamo 9 a 12. Ok, aspetta che ne approfitto. Mentre fai. Sono aggiornamenti Ecco fatto. NBA. Ah, ma prima era unicorno bello. Ah, scusami, no, io leggevo soltanto unicorno, And quindi he's good on the perdonami, second. non ci ho fatto mai caso alla seconda parola. Scusami, unicorno. Los Angeles trails by four. Pass to Valanciunas. And it's Grazie Gilgeous-Alexander in per il time. cambio di camma. Out to Harris. No, perché? And out of bounds as the Nuggets Qui gain le finte di possession. passaggio non vengono mai And with no bene. defensive Però pressure at dai, all, you've sono solo got to 4 be punti able sotto. to Per make ora me that. la sto giocando abbastanza bene. The Nuggets leading Abbastanza. by four. 2 minuti alla fine del primo Now quarto, raga. Noel. Back to Tatum. Mi ha fatto, mi ha Goes up behind the fregato. post. Vabbè, ma tutto And the verde che jumper is viene. on the mark. Alessandro dice, ah no, io ci sono stati perché mio padre vuole che veda un film con lui, di solito non me lo chiede mai. Non Senza meriti problemi. le corna, unicorno, eri bello prima. Vabbè. Va bene. Ok. Tu lo chiamavi sempre unicornuto. È vero. They've been beating them to È allow vero, those loose balls and rebounds here to start. Big group substitution here for Denver. The free throw Dai, drops for cambiata a causa Valanciunas. tua. And the emphasis on A mobility and causa chi? challenge for lumbering seven footers like Unicorno, Valanciunas. prima era unicorno bello, ora è diventato unicorno cornuto. Sì, perché mi chiamavi unicorno cornuto? Ah, vero. Scusami, tra ieri e oggi proprio ho sempre qualcosa da fare. Tranquillo Alessandro, tanto dalla prossima volta puoi anche stare in live tranquillamente a parlare, vero? Poi ti aggiorno su Sì. queste cose, quindi eventualmente potrai fare da speaker, quindi riprenderai tutte le volte che cui non ci sei stato. Amo, in che senso? Ma quando tu non ci sei? No, no, sempre. Ale, vai! Ogni Questo è tanto ti bullismo. viene fuori questo uscite che non 46 seconds left capisco. in the first quarter. Oh, capita. Quando è Now giornata no, Toll. capita. Clock is at three. Shoots over Gilgeous Alexander. Off iron with the Uni, baseline jumper. ma che dici tu? Lillard Eh? outside. Niente, mi stanno prendendo in giro Gilgeous Alexander for unicorno Valanciunas e D. cosa io ho trasposto. And here's Io Harris on the vado, arc. ciao. Ciao Uni, And alla Kim prossima. Ciao Uni! Oh ragazzi, intanto sono 17 pari, non sono neanche io come. Right in Harris's face, he feels an ease rising up for the J. You can only do so much against this guy Ma sometimes. perché? Ma io ho visto che il tuo avversario, che penso stessa, non so che squadra sia, non Denver, le sorprendere. crocchette, amore. Le crocchette, ha una specie di boh che è una volpe. Che culo! Non lo so, è una volpe, non lo so, è carino, perché tu invece non li hai? Che cosa, scusami? E Tobias Harris, he's feeling it tonight and has been the driving force for tu, Los Angeles. come Warrior, non hai un Una coccolosissimo. Allora, come Warrior, mascotte. non hai un coccolosissimo mascotte. Ma dovrebbe essere un Se leoncino, in teoria. invece. Ma che ne so, ma c'ha pure la coda tutta strana, ma carino, comunque, sì, hai ragione, è una leonessa. Perché non ha la criniera. Just cashing in A on meno che non è un second puma, non lo chance so, ma perché tu non c'hai l'animale? Ma forse perché i Warriors non hanno mai avuto come si dice, Well, Kevin, aspetta. Not a lot of NBA Ok. Un animale come che lo rappresentasse. Ok. Cioè, tutti ce l'hanno tranne te e non ce l'ha neanche i Lakers. Non lo so. Ale, salutami Iron Thor e Iron Man. Valerio, non spoilerare. Ma se ci sono io, non ti preoccupare. No, aspetta, Odebor, tu sei il
Lo stacchiotto tenerotissimo degli. No, degli. Come si chiamano? Non so cosa È vorresti quello dire. rosso. Non so, sono. Lo stacchiotto Coach, quello what he grigio. says, Sono? ah, dei Memphis All Grizzlies. the decisions I make No, are quello based grigio on grigio sono no. Houston Rockets. On the basketball I floor. Rockets. Kevin? Terrific attitude. David Mamma mia, West. peccato che non c'è Ale, cavolo, per Chris, una when you volta look che around the almeno per ora league, sto who do you feel vincendo. is the most universally liked Non è che Ale che player porta in the league? tutto. No, sto scherzando. Penso. No, ma dov'è la marcatura uomo? Dai, no buono. Sure. Calma Simo, che adesso tengo anche le riserve, quindi devi stare il triplo più attento del normale. Crista, tu sei lo sponsor di Enomist perché sei stupendo. Oh, grazie Valerio. Cos'è che ha detto? Che io sono il tuo sponsor perché sono stupenda. Ah. Non ti preoccupare, tuo sponsor sta per andare. Cosa? Niente. Cosa? Questa Come? puoi parlare chiaro, per favore. Ti prendi in giro. And again it's the Lakers. How many Mi prendi times per have i we seen a fondelli? possession like that from them today? No, dove è Even andato? with a basket coming off the Preferivo ball. per il tuo di dietro, però vabbè, preferisci Walker così. with the No, vabbè, non è mica un three. insulto per i fondelli, eh. Rebounded by Valanciunas. No, And he perché hasn't se been ti able to do much prendevo per il damage tuo di outside dietro the era più three-point bello. line. Just one triple for him in the game. And that was back in the first quarter. Ok, lo dici tu. Allen goes out of bounds, last touch by Anderson. Oh, ragazzi, non mi sono migliore del mio. And now approaches two Scusa, possessions no, se in ne a sta row. approfittando Davis perché sono abbastanza concentrato, no? E allora mi sta a dire un sacco di cacchiate. Che culo questo, porca miseria. Non è vero, sono successo tante volte quest'estate che tu hai il migliore del mio, dai. Offre, dai. E non solo ti faccio i complimenti, ma basta. Aspetta, fammi riconcentrare, amore. Cioè, ero 8 punti sopra, Ah, adesso sono a più 3. Vai, vai, tranquilla. Te prego. Va bene, non parlo. Poi ti leggo. No, vabbè, però, Cristo santo. Vabbè, cosa capiva? Perdo palla su una rimessa così. Ok, bene, bene, bene. Dai ragazzi che ce la possiamo fare. Dai che non gli rendiamo vita facile a sto ragazzo. Sì, se magari andassero dentro però i tiri. Ok, più 2. Minchia che vantaggio. Io ero più 7. Puoi. Ok, prendila, 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 prendila. Vai Mannion, vai Mannion, vai Mannion, vai Mannion. Mamma mia, che mattonaia che attirà. On offense, here are the Nuggets. They're off to battle the Clippers after this game as they'll be playing at the Staples Center. And that'll be the first of a two-game road trip for them. Ma ancora. Ma non ho cambiato il centrale. Ma che stupido che sono. Inside. Here's Valanciunas. Infatti se che ha visto da solo contro il ferro me la butta fuori. Vabbè. Dai, 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 dai. Resisti. Resisti. Resistiamo, raga. Chi me dà una mano? Here's more. Ok, bravo, bravo, bravo Moore. Puoi leggere, I Rockets rubano sempre, nel cartone rubavano sempre i Pokémon. Enomix, concentrati che puoi fare bene, questo è Valerio. Dan dice, battuta orrenda, ma volevo farla. Oh, Trevor. Ok, Dan, io quitto. Valerio, Dan, vedi il film Pokémon Investigatore, bello Pikachu?
Sì, no, ce lo dovevamo vedere anche noi quello là. Sì, John scrive: sono l'ammazza live, faccio quittare la gente. Alessandro dice: ci sono adesso per una partita, ma solo adesso. Basta. In che senso, ma solo adesso? Forse perché c'è la pubblicità. Ok, non è che una partita dura soltanto quanto una pubblicità. Tiello. Tiello. Porca zozza. Ho solo un possesso di vantaggio. Devo cambiare per forza il centrale perché sennò muore. Il film non ci sei, io sono, ma ho detto a mio padre che mi aspettavo 10 minuti. Ok, mentre salve Salvino, sono Peppino, saluto Elenina e Simonino. È un mito, Peppe è un mito, se proprio lo sa fare. Mamma mia, la tripla si è andata fuori di niente. Uff. Altri messaggi? Alessandro dice: quando finisce questo invitami, Valerio, vai grande, trova i tiri da due e marca, non perdere l'uomo. Gian invece fai dopo il deal male così è comodissimo, mentre Pepe dice: uè, come va belli? Tutto bene finché si vince. And the Lakers lead by six. Ma Tafurso quindi se n'è andato, non ho capito. E anche Creeper. Vabbè. Lakers leading by six. Cosa che non sopporto, devo dire la verità. More outside. Beasley trying to break free. Questa l'ho forzata tantissimo. Here's Denver now. Powell for three. Leo, stasera mi cercano tutti. Lasciamo like e ci sono dopo il match con Ale. E denuncia come va il corso. Lasciamo perdere. Il corso di per sé va bene, è andato bene, mi mancano le ultime 7 ore. Anzi 8 ore e ho finito, ma va malissimo per quanto riguarda lo stage che dovrei fare. Mi hanno fatto il colloquio e mi è andato malissimo, veramente veramente male. Cioè non è che il colloquio ti è andato male, amore, è la come si chiama? È sì. L'azienda che è poco seria. L'azienda poco seria e praticamente non mi ha fatto capire, me l'ha detto chiaro e tondo che anche se mi prende per 3 mesi, innanzitutto non mi tiene. E per quei 3 mesi mi hanno trovato mi hanno trovato il compito da fare solo ed esclusivamente perché devono farmi imparare qualcosa. Perché non possono, ecco, mi hanno detto le testuali parole sono state: siccome non possiamo farti spostare i pacchi da una stanza all'altra, farti rispondere al telefono, farti rispondere al telefono, e cos'era l'altra cosa? Ah, farti fare soltanto fotocopie, allora ti metto a fare questa mansione così forse impari, qualcosa, e alla fine. L'altra che stava accanto che mi ha fatto il colloquio, perché me l'hanno fatto in due insieme, mi ha detto sì, alla piscina sei sempre un assaggista, il caffè ti devi portare. Sì, che Pepe, io praticamente pensavo, come dirti, che certe cose si vedessero soltanto nei film americani, no? Tipo, ah, devo portare il caffè, fammi fotocopie, invece no, cioè veramente esiste una roba simile.
me l'hanno detto chiaro e tondo. Alla fine tu sei una stagista, quindi devi fare queste cose. Sì, ci sono rimasto malissimo in una maniera terribile. For encouragement, the cowbells, how loud everyone there was. Some first time gamers say, this is my first game coming to watch. Che ci vuoi fare? Che hai qualità. No, complimento, hai qualità. Effettivamente non ho detto questo, quindi è da ieri che sono un po' giù. Oggi ho chiamato il mio tutor e gli ho detto che mi hanno risposto così. Ho detto, non so se l'hanno, se me l'hanno detto ridendo, scherzando, oppure perché realmente, però io non è stato carino da parte mia come persona. E gli ho detto, io ci vado lo stesso. Giustamente sono una persona gentile, quindi se loro mi chiedono il caffè io glielo faccio, non è un problema, ma non prendermi come una schiava. E ho detto, in caso se non va bene, gli ho chiesto al mio tutor se poteva eventualmente cambiare ditta e andare da un'altra parte, quindi mi hanno detto che se loro si comportano così, sì, posso tranquillamente andarmene, però è stato un po' brutto da parte mia, da parte loro, trattarmi così soltanto perché sono una ditta che, ok, lavorano con grosse ditte di trasmissioni televisive, però non si devono permettere di fare una cosa così. Tutto qua. Hai ragione, Timo, ditta poco seria. E aspetta, oltre Barbara e Niccolò. Sì, non è una femmina, quindi non ci provare. No, infatti, perché ha detto Barbara, che piacere una ragazza da queste parti. No, sarebbe il nome della mamma di Niccolò. Semplicemente fanno schifo. Aspetta, Valeria ha scritto con sensor e molte volte non riescono a vedere la bravura delle persone. Alla fine giustamente loro non mi conoscono, avrebbero secondo me, per sembrare un po' più carini, avrebbero dovuto dire ti mettiamo in questa mansione, punto fatto, quando ero là tranquillamente e serenamente, se loro mi chiedevano fai delle fotocopie, se ti metti aiuto e ti rispondi al telefono e qualcos'altro, cioè io non avrei detto nulla, ma averlo detto realmente così chiaro e tondo è stato proprio, sì, sembrava molto la voglia di volerti prendere, insomma, no? Sì, cioè, tipo per dire fai la gavetta, facci da schiava, se eventualmente tu riesci a passare questo, noi eventualmente penseremo che prenderti proprio. Non me ne entra più una, ragazzi, aiuto! Semplicemente sì, porca trota, sì, porca trota. Ah, io avevo 8 punti. Dice non giochi a FIFA, prima ci sono io, posso dire come è andato. Niccolò cambia nick, grazie. Ha poi una cosa, ma la squadra che ti ho fatto vedere l'hai fatta. Questo è Niccolò. No, perché non ho intenzione di vendere tutta una squadra per farmi una squadra che non mi ci troverei per niente. Non tirare più triple, e Pepe dice forse si aspettavano che facessi la scena di alzarti la gonna, ma sinceramente mi hanno fatto pure la battuta, siccome come tu pensai, perché io non sono di qua, perché sono del sud, quando loro mi hanno detto una cosa io ho detto io non sono di qua, io sono giù di Messina. Cioè, poi ha detto, cioè, la battuta, non so se la aspetta un attimo, aspetta. Adesso questo li sta mettendo dentro tutte. Concentrati, io parlo con Pepe. E sinceramente c'è stato, sì, perché ho fatto il colloquio col vicepresidente. Il vicepresidente, quando gli ho detto che ero del sud, mi ha detto, ah bene, così le vacanze di Natale le abbiamo pagate. Mi stai dicendo che praticamente mi assumi e vuoi che io ti, cioè, e io ti paghi le vacanze e tu scendi giù? O che comunque, perché poi gli ho detto, mi posso informare eventualmente, diciamo, perché non ce l'hai un parente che ha un hotel, sicuramente sì, così mi fai andare. Cosa? Cioè,
Io vado a Messina a Natale. Beh, hai sbagliato entrambe le acque. Immaginavo il fatto che sei del sud. Cioè, io ci sono rimasta male. Cioè, non è che significa che quando sono del sud. Sì, digli le vacanze di farle a Napoli, ci penso io a loro. Magari. Cioè, proprio, mi hanno trattato così male che. Ieri con Simo io ero arrabbiata, cioè ero rimasta veramente delusa. Stagista ok, ma così non essere stagisti, è proprio essere chiavisti. No. Sinceramente no. Tonight he sends it right off the glass. Ragazzi, adesso è dura. Lui entra tutto, ma non entra più niente. Vabbè. Denver leading by four. That's a two-pointer from Walker. That one misses. Good work defensively by Lillard. Gioca, allora, non li pensare che gli dà importanza. No, infatti ormai gliel'ho detto, l'importante è che appunto possa avere eventualmente un'altra ditta dove possa andare. E l'altra ditta che mi hanno proposto, fortunatamente, ha pure un settore di grafica. Siccome io ho fatto un corso di grafica, quindi l'altra ditta sarebbe forse più calzante per me. Gioca semplice, crea spazi in mezzo all'area, blocca, porta blocchi, questo è Alessandro. Mentre Pepe dice, la prossima volta digli che è un fidanzato cantante e che vi prendete a microfonate. Dai, ce l'ho un po' di fa. Microfonato. Sì, quel microfono costa, però. Cosa? Il microfono costa. Secondo te come lo posso indicare Tell Rosso nel Food Champion? Questo aspetta, Telles che nazionalità e di che squadra è? Non lo ricordo, so che giocava nell'Inter una volta. And that's a foul called on Lauri Markkanen. That is his first foul of the game. Bello che Lillard è stanchissimo, non posso tenerlo per altri 4 minuti e mezzo in campo. Questo che ha fatto anche verde. No, niente, mi tocca giocare con le riserve adesso. Isabella che persa. Mamma mia. Peccato però. Sì, vabbè, ma allora. Andate a lavorare, oh. That was a really important possession, especially at this. Non puoi sbagliare un tiro da solo così. Here's Harris. Assurdo. 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 Vabbè. Io ho fatto un account non shop, l'altro non ci gioco più, comunque prendi le porto. Allora o prendi i giocatori portoghesi o tutti i brasiliani. O se no fai un ibrido. Quattro punti sotto, 3 minuti e mezzo. Ed ero più 8, mamma mia, sta partita me la ricorderò per tutta la vita. Come tutte le altre. Let's go get this. Kevin, back to you. Thank you, David. Just 5 on the clock. Dai che sono due punti. And yes, it's good. Una bella partita. Sì, avvincente. Avvincente. No, mamma mia, ma come cazzarola fa? Cosa importante a certe persone, se sono una grande, non lasciarsi abbattere e vai in un'altra posizione. Meriti cose migliori in tutto il mondo. Sei una grande. Grazie, Valerio. Mi dispiace, Elena. Vabbè, capita.
Alessandro, hai un po' esagerato con le triple. Quando vedi che non entrano, prova a fare qualcos'altro. Ma non è solo questo, dai, anche questo deficiente di un bimbino de Magnon, troppo giovane, da solo, me ne sbaglia fuori. Cioè, io veramente non capisco perché il computer ti fa sbagliare dei canestri così facili, dai, non ha senso. Non ha senso. Lillard attacking to the middle. No, non so neanche io cosa ho scritto, lasciamo live. E questo è Nicolò. Ah, ok. Timo, non ti sento una Napoletano stasera. No, sono abbastanza nervoso. Sono abbastanza nervoso. Zanna invece, peccato, però non è ancora finita. 3 secondi. Che culo. Questo è culo. Troppo isolato. Troppo isolato. Troppo isolato. Ok. Allora, Tomizza sì? Dice non prestare troppo in difesa. Falli tirare piuttosto che farli entrare. Falli tirare. Ma il problema è che se li lascio troppo liberi, questi entrano dentro. Ah, ciccio. Dai difesa. That's foul number two for him. Ti sto attaccato come una cozza sullo scoglio. Piccarol fatto bene. Chi difende chi? Aia. Sapevomi. Perché io metto difesa uomo? Perché non mi prendete il vostro? Concordo con Tom. Fai il fallo e fai fallo se vedi che sei in difficoltà. Eh sì, lui dice fai fallo perché così speri che appunto sbagli, no? Vabbè. Ciao. Finita. Finita. Praticamente finita. Mettila dentro. Vabbè. Se questa non è andata, ragazzi, che sei da solo, tripla libera, allora vuol dire che il computer è veramente quello che è. Ma perché lì? Se io dico passala a Lillard, la devi passare a Lillard. Vabbè, vai, ciao. Finita, ragazzi, persa. Io finché non avrò delle riserve buone non vincerò mai. Ricorda di mandare a quel paese la marcatura uomo. Basta usare gli schemi e smart play. Saperli usare gli schemi. Ragazzi, io non... Cioè, o mi metto a guardare gli schemi e non mi metto a giocare. Non ho tutta sta freschezza. Ma a me fa girare il cavolo che, Dio santo, sei da solo. E lui ciappa e mette triple. Vabbè, ah. They made the most of their opportunities looking comfortable and locked in throughout the night. That's why they're in the driver's seat right now, looking to put this one away. And stolen by Tatum. Jumps up. Una bella partita, fa niente, no. Migliorerai, tranquillo, ci hai provato. It was a focused concerted effort. Prendere delle riserve migliori, c'è poco da fare. Yeah, I love how they play for one another out there. No size of selfishness. Quanto ho perso? Cazzarola, 14 punti. Così schifo ho fatto. E vincevo di 8, ragazzi. Con le riserve. Lui ha cominciato a sbagliare di brutto. Poi è toccato a me. Il computer dice facciamo sbagliare un po' uno e un po' l'altro. Va bene. Aspetta che gli dico che è stato bravo. Sì, era veramente una serataccia di M. Pepe, veramente uno schifo. Allora. Beh, adesso giochiamo noi due che ci divertiamo. Sei crollato però all'ultimo, devi migliorare mentalmente. Ma
è possibile che ogni volta che faccio una live fa la live anche Azzardo? Sembra che lo faccia apposta. Ok, a chi tocca? Alessandro. Ah. E poi ci dovrebbe essere Outreboard, e dopo Outreboard, se vuole, c'è Nicolò. Non lo so. Invitami tu. Ma non vedi i miei messaggi, oppure sì, per chiedere. No, quale messaggio? Leggi il mio messaggio. Aspetta, presente, ma Outreboard, ma quanto? Non NBA, FIFA. Alessandro va su FIFA, Outreboard. Aspetta, che me ne sono visto, me ne sono perso. Ah, ok. Ora l'ho visto. Scusami, Nicolò, non l'avevo letto il messaggio, non l'avevo visto. Colpa mia. Ho visto che Anima si è lasciato con Sabrina. E chi cavolo è sta gente? Non conosco né l'uno né l'altro. Ale, non ti trovo online. Ale, magari, ecco, ci sono. Tranquilla, Barbara, ci sono tanti messaggi. Anima, Anima? Sasha. E chi è? Appunto, chi è? Due youtuber famosi dei Mates, mai sentiti nominare. Mai sentiti nominare. Esci e rientra nella lobby. Infatti è quello che ho fatto. Non li conosco sinceramente, io quindi non so dire. Cavolo, boh. E sai solo tu sti youtuber, sinceramente. Due youtuber, allora Nicolò scrive: cavolo, Surri Steffi, Anima e Vegas. Tomisa dice: sono due youtuber, lui con 4 milioni di iscritti, lei tipo 1. Junscreen, fanno video principalmente per ragazzini e ragazzine tra 14 e 18 anni più o meno, di blog in generale, per questo non li conoscete. I Ah. Mates. No, mi dispiace ragazzi, cioè state parlando arabo in questo momento. Cioè nel senso non li conosco completamente. Cos'è che sei più spenta di una candela che si sta per spegnere? Wow, che sei romantico. No, seguo, perché? No, hai un tono moscio. Ah, no, tapposto. Sicura? Vorrei capire chi vorrebbe prendere Ale. Tu devi Deciditi! prendere soltanto quelli, basta. Cosa? Tu devi prendere solo quelli e basta. Forse Vediamo già se capisce quali. Aspetta. questi qua. Tu stai prendendo. Allora io vedo i wizard. Ah, ok, ora stai cambiando. Ok. Aspetta. Io direi di sì. Non avevo dubbi. Mates, Aspetta, ma sta lui. scegliendo le squadre classiche alla fine. Ah, Eh no. per chi li conosce, Mates, Illuminati, Crow oppure me la godo? Ok, sta parlando arabo. Trebor, Timo, fai una pizza, dopo prendi il treno e vai. Da Elena, magari no, domani deve essere a casa che viene chiamato insieme a un suo collega, quindi deve rimanere a casa. Ci vado domani sera, Pepe. Forse.
come forse? non lo so. Ah, sì, sono... Ok, scusatemi. Sorry. Forse non leggo più. Perché poi mi spottano. Perché? Ho letto pizza e non pazzia. Ah, vabbè. Ora mi spotteranno a vita, quindi. Veramente sì, mi piacerebbe mangiarla, però vabbè. Non mi dispiacerebbe. Cos'è che mi ha scritto il ragazzo? Bella partita combattuta all'ultimo. Però intanto hai vinto tu. Non ti preoccupare, anch'io ho fame, bene, almeno non sono l'unica. Ah, è vero, Ale ha cominciato a imparare a He's off on that skillare. one, and the Lakers take it the other way. Vedo Right side, un'apertura. Kobe. Whistle Opla. blows, bucket is good, and he'll have a chance at the line to make it a three-point play. Ma non ti posso Kobe Bryant just playing lasciare his cool out due of fear. In fact, he's minuti? constantly Vado a looking to score riempire through the la contact. bottiglietta d'acqua. Sì, stai bene, Now, sì. the first time out Sì, Colgate for tutto a Boston. posto, dico se non vi... Trying to snap them out of Ma io this sono a little dieta e vado slump, in palestra. but they Io non can't sono a find the dieta, net right cerco di now, and dimagrire, all they ma need, I non sono a think, is dieta. just to Io non get sono a back dieta, on, vorrei get andare in back on palestra, ma track. non ho voglia, e neanche soldi. Quindi sto arrivando, ragazzi, perdo veramente pochissimo. Arrivo subito. Mamma mia, che Rebound the brutto free rilascio throw. che ha. Here's Grant. And they Ok. pick up two. And how about O'Neal zipping passes over to his guys, using that height to find open teammates. Grande area, guarda che roba. Out left to the wing. Garnett, wide open. Complimentoni. Connects from 3-point range. When he's hitting that shot, this offense becomes scary. Even more difficult to Io devo defend. imparare a premere quel tasto che ti dice premi il quadrato e la passi a questo, premi a quest'altro e la passi a quell'altro, perché se no io dico la voglio passare a quello a sinistra, che succede? Me la passa dritta. Uncovered at the rim, finding cracks in the defense here early on. Just really smart basketball and exploiting whatever holes that he's seeing right now in the defensive squad. Niente. Oh, ma com'è Shaquille? Non ne prendi una in rimbalzo? Sveglia, sveglia, sveglia. Changing ends quickly, he's rewarded with a high percentage look. Yeah, the defense trying to do their best to slow him down, but when he gets room like that, you gotta look out. Testiamo sto Shaquille. Now, here is O'Neal. Shoots over Cole. Oh. And O'Neal Passa picks it Shaq e passa la paura. O'Neal just a brute on the block, simply overpowers the opposition. To the paint. Ma dove salti? Outside Peronda. Offline with his Oh, three. adesso sì che riconosco Shaquille. And it's the Lakers ball. Oppela. Here's Bryant. Schiacciatona del mamma. Ok. Domenica, vabbè, penso che hai letto un po' tutti. Dove sono arrivato? Ciao Tomin. Perché dice Crystal Manningham? Che è successo? Non lo so. Io pensavo a giocare, sinceramente. Vabbè, Tomin se n'è andato. Bella partita prima. Crystal la vice non inganna. Spiegami che cosa significa. Tusce, ora ci vuole il tiramisù. Ciao Tomizza, Tommy, buona serata. Ciao Tommy! C'è appena 10, 15, 16, 17. Complimenti per la partita di prima. Ciao, grazie. Non so se è nuovo o se fa parte della Lega il ragazzo, non saprei. Pela, identificati in Pela. campo. Pela 17. Penso che sia nuovo però, perché la... Sì, il tizio della Lega. Boh, sei stato quello che ha vinto, immagino. Sì, il tizio della Lega. Penso di sì.
sì. And the Lakers decide to take their first time out here. The Celtics making a switch here. Seguimi sul canale, bello. E tanto una volta a settimana faccio qualche partita su sulla Lega, almeno una sicuro. Ma dai, solo! I guess even he has to miss one of those once in a while. Back to Pierce. Ale, impegnati. Voglio agguerrito. Non era fallo. No, non volevo fare le che, volevo fare time out, volevo contestare il fallo se possibile. Force him to the line. Time out called the Lakers. Mi ho sprecato un time out per me. Quindi dopo di Ale c'è Otrepor su FIFA. That's also good. So he hits both free throws. Well, a great player on a great role at the charity stripe. The D has got to be careful about being too aggressive on him and sending him back for freebies. Here's Madsen from 13. Okay. And he hits the jump shot. Era proprio così che volevo, ma è importante che sono fuori. Fatto fuori. Verde. Wasted no time on that one. And that's just showing off right there, guys. I mean, he is too good with that crossover. Seconds left in the first. Pass to Ori. Oddio, è ancora vivo Robert Horry. Ma che lento che è! And Conte down the shot, so he'll be shooting free throws here. That's on Paul Pierce. Mamma mia! For Los Angeles, they have shot just one free throw, missing that okay. One early. Una l'ho messa dentro. And he's good on the second. Celtics trail by three. And he lobs it up toward the stavolta la alley-oop non è venuto bene. Here's Shaw. Here's O'Neal. Bravo, Shaq. Shaq's got his second bucket. And it takes a lot to knock O'Neal off balance. A massive player who just spins off the D with ease. Bravo col tapping. Controls the rebound and puts it back up and in. Bravo col tapping. Ok. Great at using his body and finding his feet in positions on the boards where he can get up, get to it, get an extra possession. The offense coming free and easy as we wrap up the first quarter. Chiusa la telefonata, sono passate due ore. And back in a moment as we'll get underway with quarter number two. And hope you've enjoyed the broadcast so far, halfway through the first half in this one. Bentornata. And taking a look at the Lakers' performance here. What have they been doing or not doing in the game? Boy, their offense looks really good when everyone's in sync. Terrific first quarter. They couldn't ask for a better one right now. Just a complete rhythm by all the guys who got some minutes. Wonderful start. Outside Harper. Questa è rischiosissima. Bella, bella, bravo, bravo Ale. Niente da dire. Ma dove cacchio hanno messo? Ecco Allen's game, one of the quickest releases we've ever seen. Amazing shooting off that pass. Ah, mi ha fatto un po' ritornare. Hand up in your face makes such a difference to a shooter. Palla rubata. As good as you can do without getting a block there to defend. Pass to George. Lakers working the ball around now. Niente, proprio le triple dall'angolo non mi entrano. Celtics trail by three. Swiped away. Here's Oppella. Due facili facili. And I enjoy watching Harper as he fends off the contact. Awesome at just finding those little cracks in the defense and exploiting them. That one good for two.
Lakers leading by three. Here's Ori. And foul. Grazie on per the il fallo. So he'll get a chance at the line. No question, he got bumped on that shot. The Lakers have made one of three free throws in the game. And the Celtics making a change here. So after making the first, he goes one for two. And the Celtics with possession here. Pass to Poe. Beyond the arc. The offensive rebound. Here's Posey. Now Garnett. Guarded by Fox. From deep three-point range. And Garnett misses. Outside, Kobe. And here is Grant. Back to Kobe. Who's it? It's tipped. And the ring will recover. Black Friday costa poco. Come? Sì, NBA al Black Friday costa poco. Beh, calcolando che è uscito a settembre, siamo a dicembre, probabilmente sì, secondo me verrà abbassato. Sarà sui, forse sui 30 euro hai la possibilità di trovarlo. Calcolando che è un gioco che comunque ti dura fino a settembre dell'anno prossimo, secondo me li varrebbe anche. No, 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 no. Solo bravo. E attenzione, si ribalta il risultato, ragazzi. Perché Valerio, ti lo vuoi prendere? Ti abbiamo convertito anche a NBA. And the Lakers call time here. Well, whether things are good, bad, or indifferent, coaches will have adjustments to make throughout the course of the game. Yeah, not just there to pump up or to discipline players. You got to make sure that the coach makes the proper adjustments and has his team in the right mindset to carry it out. Pass to Garnett. It's good. Calma, calma, calma. Sono tre punti. Non so niente, si può recuperare. Forza. Enzo Bryant will no, ma co- dai. That's gonna be over and back, not watching for the line that time. And a little under 3.5 minutes elapsed in the second quarter of play. Orchestrating right now, Rondo should be playing with a baton. Inside. Out to Kobe. Pass to Grant. Una mano. Beh, ci ha giocato ci ha giocato molto. Il primo era NBA 18. Eh beh. Los Angeles needs to get off a shot here. They get it back. Looking to end the run. Ok. Ci pensa sempre Shaq. Sì, dal 18 fino a questo è diverso. Allora, come si chiama? Il gameplay è uguale. Questo sì. L'unica cosa che tu avresti di diverso è comunque un po' la fluidità dei giocatori e a livello difensivo, secondo me. Però per il resto, se hai già giocato al 18, le basi sono sempre quelle, lo so. Ce la stiamo giocando alla grande? Vocal leader, always trying to psych his guys up and get into the head of the opponent. Boston making a switch here. A big fella with the ability and confidence at the free throw line is something that every team wants. Don't have to make those late substitutions. Keep your big guys on the floor. Grant outside. From deep. Los Angeles with a fresh shot clock. Pass to Fisher. Dov'è Kobe? Se vai grande. Cosa? Pare che dice vai grande. Again the Lakers. Mid-range. Fa il tifo per tutti e due. He's gonna take those all day long. And here's Garnett. Defending the shot. Sì, lui è lui penso che sia sportivo, dai. Sì, ma la fine è quello che gioca al solito con distanza da sé, io non faccio niente.
Vorrei provare, ma dovrei imparare le skill come a FIFA. No, non è obbligatorio, come vedi io non le faccio, è tutta una questione, più che altro devi imparare se vuoi gli schemi, come ho fatto io nell'altro che praticamente facevo, impostavo lo schema e poi sotto ti fa vedere le iconcine sul movimento da fare, no? Certo, se sai imparare le skill è meglio ancora. Meglio ancora se sai imparare le skill. Alfonso, ciao Enno, buonasera. Oh, finalmente Alfonso che arriva in un momento quando non finisce la live. Perché se viene sempre alla fine. Ciao bello, buonasera. Bella! Non è una tripla però. Ecco, io provo a fare la skill. Ma non l'ho capita neanche io questa. Cacchio. Well, it's about the defensive end, and that's what guys feed off. He gives the effort down there. Ma come fa a palla? Non mi sta facendo capire niente. Aiuto! Aiuto! Bravo! Cioè, mi ha fatto girare gli occhi. Porca zozza. Libero. E me la mette fuori. Vabbè, vabbè, vabbè. E allora ditelo, ragazzi. Ditelo che oggi il gioco ce l'ha con me. Sta aggiornando FIFA. E poi dice altro. D'accordo. Beh, tanto c'è tempo, ce n'hai. Fisher da solo e niente, ed è un tiratore da tre e la mette fuori. Ali approfittane, non me ne sta entrando più una. Sono nel momento no. Ma che ci fa Shaq lì sul perimetro? Invece di stare in post. Cioè addirittura c'è Kobe che sta. Ok. Attenzione, Shaq gliela sbatte in faccia e torna sul meno uno. Bello. Allora, ha fatto tutto bene, ha voluto fare il figone, questo è il risultato. Gol official channel dice, posso giocare a FIFA con te? Chi? Vuole non si offendere sei dopo Otrebor, a meno che Otrebor non l'abbia rallentato gli aggiornamenti. Diciamo che puoi attendere in caso forse una partita, ecco. Official channel. Ah, è nuovo. Ciao. Benvenuto. Se sei sì, se sei nuovo. Quindi quanto dovrei aspettare? Ah, ok. Dovresti aspettare il ragazzo che si chiama Otrebor 2K. In caso, quindi sarebbe solo una partita. Sì, Otrebor, quanto pesano gli aggiornamenti? Calcolando che qua ci sono ancora. Che cavolo è successo? Boh. Che qua ci sono ancora un quarto e mezzo? Lui dice 3 minuti finisce. Tra 3 minuti finì. No! Devi aspettare. Non ci credo. Non sei destina, Ale. Porca miseria, ed eravamo uno di differenza. Non è possibile. Non è possibile. Santo Dio. Well, buonasera, iscriviti e lasciamo like, benvenuto al divertimento. Affittato? No, è crashata la connessione, Odre. Purtroppo Ale ha questo problema di una connessione troppo debole. Ma io... poi in live, poi quando le facciamo off va benissimo. Lo so. Ma quelle volte che facevamo le amichevoli e andava tutto bene, verso che ora era? Era sul tardi però. Non azzardare mai più a dire una cosa del genere.
Vabbè, ma Alessandro, faccio una domanda, non è che è un'affermazione. No, boh. Sono io che in Lega quando perdo vorrei tanto quittare quando perdo di, non so, 20 punti, ma non posso perché sennò è perché è proibito dal regolamento. In FIFA sì che quitto. Ma sei un pro di FIFA? Magari, no, sono un, no, sono un simple di FIFA. Adesso lo vedrai. Ah, ok, dice Alessandro tipo Luna. Beh, vabbè, allora stasera vi potreste tranquillamente mettere a giocare. Vediamo come sono messo con la stanchezza. Vabbè, quando si gioca non si sente stanchezza. Tu lo sai benissimo con Black Desert, vero amore? Ormai non gioco più, ormai già alle 11:30 inizio a essere stanca. E io me ne vado a dormire. Vabbè, dice Ale, era un'affermazione, peccato che ti sbagli, certo, per Malosino. Allora... Ah, si è svegliata la bambina nel piano di sopra. Nel piano di sotto. Quindi dopo di lui inviti me. Chi vuole esattamente? Dopo Otterborg giochi tu. Però mi deve dire il suo ID della sul PlayStation Network, sennò come faccio? Mi raccomando, ti devi iscrivere, mettere like alla live e condividerla. Please. Allora, era su gioca e poi amichevoli. Otre borra. Oi cannui. Manda invito. Si chiama Simo ASR7. Ah. Un altro team abbiamo. Sistemo la squadra. Ok, io allora intanto aggiungo Simo. Oh, dove caspita devo andare? Non mi ricordo mai qua. Cerca Simo. Simo. Oh, trattino basso. Sì, vabbè, trova me stesso. AS. Vediamo se mi trova già. R99? No, R7. In grande? Sì. R7. Eccolo. Trovato. Aggiungi. Invia. Richiesta inviata, Simo. Quanti anni hai? 17. Ok. È una domanda che stiamo cominciando a fare un po' a tutti quelli che arrivano per la prima volta. Come hai trovato la live, se posso sapere? È un'indagine. Ma io ora se puoi chiedere questa cosa? Un'indagine di mercato, amore mio. Ah, ok.
Perché noi facciamo del vero marketing, no? Come quello di Massimiliano. Ma ti piace a te quel marketing di Massimiliano, quindi? Come? Ma a te piace il marketing di Massimiliano? A me no, a Otrebor sì. Alza, devo giocare contro il polipo. Che senso con quel È polipo? perché lui come icona della squadra c'ha un polipo. Ah, ok, ora l'ho visto. Lo sai, io vengo in differita. No, direi che ha quittato è una cosa brutta, gli ha crashato la... ed eravamo a un punto di differenza, Gian. Beh, in quel caso hai vinto tu, cioè, senza spesa per Ale, però. Io non ci credo, ma davvero Ale ha quittato ancora. No, no, ha quittato. Sì, come al solito, a costo. Ok. Ho scritto FIFA 20 perché mi serviva un consiglio e ti ho trovato. Nessuno fa le live su FIFA 20. Wow! Ma sai perché, amore? Perché ormai tutti quanti le live o del FUT Champions o del Division Rivals sono tutti su Twitch. Per quello. Aspetta che metto un po' d'audio stavolta, va. Ok. Non metto le cuffie così vi sento meglio, tanto anche se io non sento non fa niente, l'importante è che sentiate voi l'audio. Vabbè, te gazzaha. Sì, FIFA 20. Gol! Cominciamo bene. Io non sono nessuno, questo. Cioè, effettivamente ha ragione. Anche Gian fa le live di FIFA. Scusa, non volevo sminuirti. Ti chiedo scusa, Gian, veramente. Sono stanco, raga. Vabbè, dice che è stanco, ma alla fine starà fino alle 2 le 3 di notte sveglio. No, oh, ma com'è? No, non, ma com'è non è per te, amore, cioè Ah, per... ok. sono per i miei giocatori, cioè... Boh. Mi avete ferito nell'orgoglio. No, no, che mi avete? Aspetta, lui ti ha ferito nell'orgoglio. Incominciare a mettermi in mezzo in queste cose. Cominciamo. Scusa, ti chiedo scusa, Gian, sorry, Vabbè, sorry. dai, dai, ti farò perdonare, starò fino alle 3 di notte con te a giocare al Pro Club, non ti preoccupare, già. Mica che amorosa. Batter Cugno! risposta. Quanto amo l'amore mio quando facciamo i money insieme. Oh, fallo. Io sono sicura che prima o poi qualcuno se ne andrà dalla live. Perché? Per come facciamo i Mona? No, è questo che piace alla gente, secondo me. Finisci. Sì. Dai che ho pareggiato praticamente subito. 1-1 Dybala con la maglia del Napoli, tutto ok. Infatti, che Dai, problema c'è? l'azzurro Napoli gli dona a Paolino, non puoi dire di no. Sempre meglio del bianco, del nerazzurro. Buonanotte, nerazzurro. Che bianco nero. Sì, nerazzurro. No, che la maglia dell'Inter non ce lo vedo, senza offesa per Gian. E pensare che Dybala doveva venire da noi. Solo che ovviamente abbiamo un presidente che è di un poro chiuso allucinante. Oppela! Sì, vabbè, volevo far tirare a Koulibaly in un secondo. Op, op.
tiro a giro. Con la maglia dell'Inter, come lo vedresti? Ancora più scuro di quello che è. Già è nero, se in più lo fai diventare nero azzurro e non più azzurro, si vede ancora più scuro. E in più avrebbe i calzoncini neri, veramente non si vedrebbe più. È già fondente al 100% lui. Eccolo. Allora, Enomis, sai che a gennaio vanno via. E poi, vabbè, Gian ride e Wall dice sei molto forte, Fra. No, ti ringrazio, ma credimi, c'è gente molto più forte di me e comunque vado a momenti, sai? Cioè, può capitare che anche nelle Division Rivals, io lo dico sinceramente, non è che mi voglio sminuire, sono sincero. Può capitare quelle volte nelle Division Rivals che ne vinco, che ne so, 3 o 4 di fila e altre invece che poi comincio a perderle. C'è stata una più di una sera con Gian in live, non in live, scusate, in party, che tipo su 6 partite ne ho perse 5. Vabbè che poi FIFA quando vuole farti perdere ti fa perdere, quando c'è il momento no. Poi vabbè, non ti dico nella Weekend League come vado. Ma no! Ma Insigne, fatti gli affari tuoi! Ma... di chi è sta palla? Si capisce? Ok. Bravo, Trevor. Peccato che l'ho ripresa. Ma l'hai ripresa anche tu. Ci sei? Ah, ok. Maemo ha fatto una rimonta più speed di sempre. In 5 minuti tipo ha fatto 2 gol. Grazie. Ogni tanto qualche botta di culo pro a me. Però vedi, questo si chiama kickoff. Qua Ale ha sbagliato. Qua Otrebor ha sbagliato perché avrebbe dovuto metterla in mezzo. C'è una squadra schifosa in confronto alla tua. Chi lo dice? Wall. Ah beh, dopo vediamo. Mamma mia, che lento che scrigna. Ma che è? Ah, aspetta, forse perché non gli ho dato la forma fisica. Dopo adesso. Allora, qua mi sta marcando, quindi in mezzo. E cosa fa? Mi becca il terzino. Se ne fai una contro di me, dopo ammazzi un po' il tempo, Gian. Ma Gian, dopo Wolf, sì. Vediamo se... in vendita, Mertens, Caglion, all'anno tutti in vendita. No, vabbè, non... finché non vedo non credo, Vale. Cioè, anche come la notizia stupida che il proprietario del Paris Saint Germain, che è uno sceicco, aveva chiesto a De Laurentiis di comprare il Napoli e De Laurentiis aveva detto di no. Non è mai successa una cosa simile. Devo sistemarla, anche se ho tanti crediti da fare, però non li voglio sprecare male. Pensa che io sto cercando di fare, di risparmiare i soldini per prendere Cristiano Ronaldo. Forse prima che esca FIFA 21 ce la faccio. Mi servirebbe una botta di fortuna, per questo avrei tanto voluto oggi trovare Messi. If 3 milioni di crediti non mi avrebbero fatto schifo. Mamma mia, che fortuna che c'ho. Sei schifo. Dimmi. Che finita sta partita io me ne vado e le tue partite
non vuole già un far briso. E sonno? Sento un po' di stanchezza. Dico, poi se loro vogliono mi resto. Tanto fortunatamente domani non devo andare al corso. Io non devo lavorare, ma mi devo svegliare presto perché ho Play Doh Game che arriva presto a casa. Vabbè, scelgono loro, se mi vogliono resto, no, vado a dormire. E il Napoli che prende un palo a partita, oltre non te. Ah. Beh, il Napoli ne ha presi 14 in 14 partite. Vedi? L'ha riaperta, 3-2. Sì, abbiamo capito, dai, andiamo avanti. A fine primo tempo poi mi hai fatto il gol, porca miseria. Dai. No, un po' come stanno i giocatori. Senza di te non c'è la live. L'unico che mi ha risposto, Valerio. Valerio è sempre un gentiluomo. Già. A differenza mia. Su questo è sicuro. Eh? Su questo è sicuro. Ma tanto lo so che mi ami lo stesso. Chi l'ha detto? Potrei pure ripensarci. Dici? Sì. Sei sicura? Ma Ale l'avete sentito dopo il crash? Sì, ha parlato un po' e poi se ne è sparito. Penso che sarà andato a finire di vedersi il film di Avengers piuttosto che... Dice, ho paura per lui. No, io ho paura di tutte le bestemmie che abbia tirato giù. Perché comunque era veramente una bella partita. Ce la stavamo giocando. Ah, ok, appunto. Non è morto. E tu stavi dicendo, dici che poi certo che ci posso ripensare. Ah sì? Certo. Ma poi ci vai a perdere. No, quello che ci va a perdere sei te. Ci andiamo a perdere tutte e due, ci perdiamo tutte e due. Non è vero, mi dispiace. Quello che ci perde sei te, non io. Ah sì? Sì. E dove lo trovi un altro con gli occhi azzurri che sa cantare? Leggermente bello. Beh, ti posso dire che Matteo è biondo con gli occhi azzurri e sa suonare la batteria. Ma è fidanzato. Sta parlando di un suo mio collega di corso. Sì, un mio collega. Allora dico, ma l'ho trovato comunque uno che è biondo con gli occhi azzurri e sa suonare la batteria, quindi sempre in quell'ambito. Quindi potete trovarlo. Cioè, crasha, non quitta. Sì, esatto, Gian. Sempre al quarto quarto quitta poi. No, crasha, non quitta. Esatto. Salvo Tombone. Mi saluti, bro? Ciao! Ciao! Però devi salutarlo tu. Ciao Salvio Tambone. Sei nuovo. So che sei nuovo. So che sei nuovo. Se sei nuovo... Iscriviti al canale, metti like e condividi la live. E benvenuto. Guarda che adesso c'è poco. No, perché io scrivo ringraziando di Dio. Secondo me le persone che vengono qua rimangono sconvolte. Penso da queste live strane, cioè, ma com'è? Cioè, questo giovane nel frattempo parla, qua c'è un'altra che parla e legge. Eccolo il gol! No, perché c'è Andanovic. Mi sta salvando il popocci. Buono. Sì, sono nuovo, bro. Perfetto, iscriviti allora. Mi sa che adesso cos'è il calcio di rigore. Iscriviti, lascia like, condividi. E fai tanta pubblicità. Merdissimissima, piccolissima. Mi è scappato. L'ho buttata fuori perché ho premuto troppo tardi. Ah, odio i rigori. Sono veramente difficili da tirare. Peggio le calci di punizione. Attenzione. Uh.
No, no. Aveva già capito Trebor quello che volevo fare. Spesso il mio gioco è abbastanza prevedibile. Siamo al 71esimo, ancora un gol di vantaggio. Potevano essere due. Rigori, livello no pereno. E vide. No pereno. Sì. Non sono fatti per me. Ah. Cavolo, ha capito. Ha capito il rinvio. Va bene. Ha sbagliato comunque. Meno male. I giocatori sono un po'... Oh, dove stai andando? Koulibaly, torna in difesa, grazie. Attenzione. Insigne, finta. Può provare il tiro a giro. Bella questa, mi è piaciuta. Questa mi è piaciuta. Questa mi è piaciuta. E spacca la bandierina. Tanto paga De Laurentiis. Op. Cristo, il cuore non si comanda. Tu che Enomis non puoi esistere senza il cuore. Io sono un rater, ma rispetto il tuo sentimento, siete stupendi. Ele Nomis. Ma Valerio vuole farmi piangere? In senso buono, eh. No, eventualmente mi prendo Valerio se lascio casa. No, nel senso che insomma è talmente dolce che può far commuovere tutti quanti. Effettivamente sì. Facciamo tutti lo stesso rinvio col portiere. Insigne il riscatto di Eno a questo. Wall chiede, ma state insieme? Wall, noi sì, stiamo assieme, anche se siamo in due città diverse, però sì, stiamo assieme. E siamo anche... sposati, possiamo dire che siamo sposati. Sì, in un certo senso. In un certo senso siamo anche sposati. Dovremmo spiegargli bene che cosa, in cosa consiste. Praticamente siamo sposati con un rito pagano, celtico, che dovremmo rinnovare il prossimo anno. Però sì, siamo sposati spiritualmente. Ecco. Cioè, per la Chiesa Cattolica... Non è, come posso dire, è effettivo il matrimonio a livello religioso. Non a livello legale, ma a livello religioso sì. Esattamente, quindi siamo sposati, siamo assieme, infatti questa live che vedi, teoricamente doveva essere soltanto di NBA, oggi, il giovedì, mentre venerdì doveva essere di FIFA. Di FIFA, dell'Ultimate Team, per chi volesse affrontarmi, insomma, chi volesse giocare. Che culo! Però soltanto che siccome domani lui parte e viene da me, perché io abito a Treviso mentre lui è a Trieste, quindi purtroppo non si è potuta fare ed è stata anticipata oggi, tutto qua. In questo rito vi danno soldi, perché parte? Gian, io non ci vengo più alle live se tu continui così. Che mona! Ma se ti può sapere quanti anni avete, mi sa che vi ho presi per più piccoli. Tu quanti anni ci dai? Esattamente. Vuoi, se puoi sapere guardando un video capirai tutto e lasciamo commenti. Ma queste tattiche di marketing di Valerio sono fenomenali. Cosa? Queste tattiche di marketing sono fenomenali, sì. Quelle di Valerio. 19. Combattuta ma bella. Vero. Aspetta che guardo un attimo. Quindi ora vediamo Wall quanti anni ci dà. Mm-hmm. E se eventualmente sei iscritto al canale, se vuole fare, c'è pure una playlist mia e di Simo in caso. Buia, buonasera Buia, benvenuto. Devo ancora migliorare la squadra.
Boh, io vedo lui piccolino sullo schermo 23, poi non so, di solito ci capisco, ma dovrei vederlo dal vivo, se no sai che è difficile. No, non ha 23 anni, però... Glielo diciamo? Diglielo tu, quanti anni hai? Io ne ho... 26, Buia dice 26. Buia, penso che sei nuovo, perché non ti ho mai visto. Iscriviti pure al canale, metti like alla live e condividila. Thank you. Comunque no, non ne ho 26, ne ho di più. Allora, vediamo se riesco a trovarti. Di più. A voi nella live, buon divertimento. Voglio la rivincita. Outerboard dopo Wall. Se vuoi la rivincita. Purtroppo non puoi adesso, perché sarà di... Wall, puoi invitare tu, per favore? Perché non ti trovo 31, nella lista. 31, 32. Oh, ragazzi, stiamo dando i numeri. Chi offre di più? Ma non c'ero io dopo. No, dopo Wall sei, Gian. Hai ragione Gian, sei dopo Wall, quindi Outerboard devi aspettare dopo Gian. Hai ragione Gian, scusa, colpa mia. Quindi ora c'è Wall che deve invitarti, poi c'è Gian e poi c'è la rivincita di Otre. Mm-hmm. Vabbè, Buia 32, no, Outerboard 35, Otre. Comunque. Questi sono nuovo. E ti ribadisco il nostro benvenuto. Benvenuto. Se ti piace il canale, iscriviti, lascia like e condividi. Se ti va. Grazie. Prego. Se ti iscrivi non ti diamo soldi, perché qua non ce ne stanno. Non abbiamo manco gli occhi per piangere, ma ci sarà tanto divertimento. Dai, che ho vinto. Odrebo, tu vinci facile. Prendi il numeretto. Sta Madusa Lumir, Valerio. Serviamo il numero 25. Signore mio, benedetto. E poi siamo tutte e due di Trieste. Scusa? Oh, bene. Veramente? Dai, un in più, un in meno. Veramente io me ne vado. Ma dai. Tutto cotto. Ma veramente? Ma magari ti conosco pure, che ne so. È che non posso vedere la miniatura della tua foto. Lo gioco lo facevo anche io. Se avessi avuto la cam, non salivo oltre i 12 anni. Quindi Trieste sì. Ma guarda, adesso che coincidenza. Che coincidenza. No! Sta a casa! Ma ti conosci persone! Ora vi sento perché mi metto le cuffie. Ok. Ora non vi sento perché... Ah, perché metterò le cuffie. Va bene, Wall, no problem. Cioè, non sentirai me. Come sta andando? Partita vinta con Otre. Ora ne fa una Alessandro con Wall. Poi c'è Gian e poi di nuovo Otre. Per la rivincita non mi avrebbero dato più di 12 anni, probabilmente no. Se mi avessero visto in cam, io ti ho già visto da qualche parte, comunque non so dove, però no, oltre io ho visto da qualche, ho già visto da qualche parte. Sì, voleva dire comunque, parte probabilmente, parte, infatti penso sì. Buia, quanti anni hai? Alessandro di Sceno, non siamo destinati a giocare in live, una medaglia per il primo. Ah, una medaglia per il primo triestino in live, 21. 21, ok. Chissà dove ti avrò visto. Perché ti ripeto, purtroppo non ho, cioè l'iconcina del suo profilo è troppo piccola, quindi non riesco a vedere. Sono troppo vecchio, sono ceccato. Ah,
sbagli la prossima volta una rimpatriata. Sto in zona Valmaura. Valmaura, sì. Sì, okay. Valmaura, vicino... no, la not... Ah, sai amore dove è la zona Valmaura? Dove sta la risiera? Mm-hmm. Quella è la zona Valmaura. Mm-hmm. Ok. Ma se gli chiedi direttamente il nome vero per vedere se la conosci, non è più semplice? Effettivamente, ha ragione John. Anche tu te che hai ragione. Però magari se è una roba che si chiama privacy... Ragazzi, scusatemi, ma se è mezzanotte meno 10 e dovremmo fare poi altre due partite, che ora si fa? Altre due partite, penso amore, mezzanotte e mezza? Sì, posso dirti il nome. E Alessandro scrive, io mi chiamo Giorgia. Sì, e sono una madre. Ok, Gian dice mezzanotte e mezza luna. No, sono beh, una donna. Luna no. Ok, oltre, se dici che sei una donna mi fido. Lo dici già? Io lo sapevo, che, lo sapevo che nascondeva un segreto. Oddio, c'è San. Facciamo la nottata, sono cristiana. Va bene ragazzi, mi sa che io a mezzanotte vi lascio con le vostre divertenti battutine carine. Stupide più che divertenti carine. Ah, combattuta sta partita. Esci Andanovic, grazie. Va bene, Buia, a sto punto dimmi il nome, magari ti conosco, magari. Non si sa mai. Francesco. Nome abbastanza comune. Sì, avrei bisogno del cognome, ma non te lo chiedo per una cosa di privacy, assolutamente no. Comunque, zona Valmaura... Ah, te l'ha detto, Buiatti. Buiatti. Ecco perché Buia. Buiatti. No, sorry man, non mi dici nulla sto nome. Ma fa niente. Mi fa piacere di aver trovato un concittadino. Si dice così? Sì? Un compaesano. Sì. Ci sono altri due youtuber di Trieste, sai? Anzi no, tre, scusami. Oltre me. Che fanno gameplay, ci sono principalmente io e un altro che si chiama Roll Pierre, però fa un altro tipo, un altro genere di eccolo il gol di gameplay. E poi ci sono altri due youtuber, uno che fa vlog e l'altro che invece recensisce film. Quindi a Trieste oltre a me ce ne sta qualcun altro. Forse l'avrai visto di sfuggita pure. Può essere, cioè Trieste è talmente piccola. Calcola che oggi ho scoperto che ho chiamato uno dei notai per la casa nuova e ho scoperto che è la moglie dell'avvocato di Roberto, un altro mio amico. Porca miseria, adesso mi sciacco il 2. No, non sono concentrato. Anzi, poi dici a me che io gioco bene. Questo è fuori gioco. Cioè gioca meglio di me. No, deve essere un rinvio lungo. Ok, ci sono. Ma è forte sto Walt, sì? Sì, è forte. Ma sì. È più forte di Otrebor. Che stronzo che sono. La canzone di questo canale è Io sono Enomis. Sono uno youtuber, sono sportivo, giocatore 1 e giocatore 2. Questo è Valerio. Mancava lo yo-yo finale, vale. Poi c'erano anche due fratelli, sempre di Trieste, che facevano gameplay. È possibile, però non mi ricordo il nome. Non se avessi la tua squadra.
La sapresti usare molto meglio di me, anche perché qualche piccola skill tu la sai us le sai fare, io no. Ma lo sapevo che ho sbagliato il rinvio. Sam e Gian. Sam e Gian. No, sai che non mi dice niente. Allora, non li conosco, sono sincero. Sono sincero, non li conosco. Allora, dai, ripigliate, Simo. Two player, one console, forse. L'ha ritirato. Ah, forse perché aveva capito di chi stesse parlando. Chissà come mi ha trovato, io non ho messo tra i tag Trieste. O sarà stata veramente solo una coincidenza. Buia, come l'hai trovato Dynamite? Lui risponderà molto bene, grazie, non lo vedo sciupato. Matteo Danti, bella! Avrà scritto FIFA probabilmente. Matteo Danzi, ciao Matteo, benvenuto, mi sa che è Lo nuovo. seguivo già, ha visto? Veramente? Visto? Sono vecchio ragazzi, sono rincoglionito, non mi ricordo le cose. Attenzione, attenzione, ok, grande Koulibaly. Fallo? Fallo! Era fallo! Cascia, non era fallo questo, ciò, arbitro! Peggio del Giacomelli. Ah. Sai che Matteo Danzi è nuovo anche lui. Confermami se sbaglio, Matteo. Se sei nuovo, iscriviti, metti like e condividi la live. Ho detto tutto giusto, nonostante l'ora tarda. Non sono Non nuovo. sono Agi nuovo. fatta, figura e merda, vai! Scusa? L'hai detto anche la volta scorsa. Son Ok, non vecchio, ci ho sta tipo da 35 te. anni e l'Alzheimer sta cominciando a farsi sentire, Matteo. Chiedo veramente scusa. E siamo a due. Alla terza non ti preoccupare. Lo buttiamo fuori alla Dynamite. terza mi banno da solo, vabbè. Esatto. Faccio un timeout della live per 30 secondi per punizione. Oh, fin adesso devo dire che il risultato è giusto, molto molto giusto, perché Wolf veramente gioca semplice ma in maniera molto molto efficace. Allora, stai invitando i tuoi iscritti a No, iscriversi. Fate un secondo contatto e iscrivetevi di nuovo, raga. Ovviamente scherzo. questo è imbrogliare. Giocatori su cui investire per il Black Friday? Chi lo 1 a domanda? 1. Io è da FIFA 17 che non gioco più e non me ne pento. Fai bene. Perché ti rovina la salute psicologica soprattutto. Fai veramente bene, fidati. Chi è che ha chiesto su quali giocatori investire? Scusami, Matteo. Tipo di rosa? Come tipo di campionato? Va bene, nel frattempo Alessandro dice bravo Buia, io li ho comprati tutti e me ne pento. Questo è Gianna. Purtroppo siamo dei masochisti. Però mai come quest'anno è stato fatto veramente male. È stato fatto veramente male. Bella finta. Dovevano lavorarci meglio su. Buia
Michele dice: preferisco rovinarmi neuroni su altri giochi. Quali giochi? Matteo dice qualsiasi, diciamo per fare crediti. Ah, per fare crediti? Ah, perché tu parli di compravendita, diciamo così. Guarda, io ti consiglierei degli if tipo all'italiana, come tipo, se non sbaglio, non so se c'era la versione di Barella if, se non ricordo male, penso di sì. Punta molto sugli if che sono necessari, o i giocatori che sono necessari per la sfida degli incontri principali. Li compri a un prezzo abbastanza abbordabile e li rivendi per 300-400 crediti in più. Quello può essere una tattica, però devi avere tanta pazienza, cosa che io non ho. Infatti non faccio compravendita, devo essere sincero, una cosa troppo complicata per me. Comunque bravo Wolf, che è tornato in vantaggio meritatamente. Io ho fortuna che c'è i rimpalli, però vabbè. Allora, perché sto notando un po' di lentezza nei miei giocatori? Non lo so, non li vedo scattantini. Io poi vado incontro anche agli avversari. No, ma vedo che proprio tutti e due i giocatori, abbiamo i giocatori molto molto lenti. Le intercettazioni sono buone, sono veramente buone. Occhio, Simo, sta attento quando ti fa questi giochini. Eccolo. Mamma mia, qua ho avuto fortuna, eh. Questo era un gol fatto. Dice: io sono più un tipo da Rainbow 6, COD, Apex, DVD. Ok. O Riyad Did. Ok. Gian quindi... dice: e Ciccio con un altro account. Sì, non penso che Ciccio faccia una roba simile, però boh, praticamente sono tutti giochi sparatutto. Oh, cos'è, fuori gioco? Sì, allora facciamo una cosa, andiamo. No, però ste cazzate. Ah no, prendere qualcosa. Ovviamente sono ironico, non è lui, sì. È per i gusti, esatto. Sono tutti giochi che fanno smadonnare lo stesso, perciò. Wolf mi ha fatto il mazzo a tarallo. Che succede? Ha chiuso la telefonata Crystalline, presumo che sia un problema di batteria nel suo caso, perché quando si chiude la telefonata di solito è perché sono passate 2 ore, ma non è questo il caso. Scusate un attimo ragazzi. Sì, ormai la difesa mia è andata a farsi benedire. Ok, meno male che c'è Koulibaly. Mamma mia. Sono lenti i miei giocatori, incredibile. Bella. Troppo lunga. Sto aspettando che finisca o che succeda qualche pausa, ragazzi, perché per richiamare Crystalline. Ok, adesso possiamo chiamare. Mi sa che si è chiusa la telefonata, sì, perché si è spento il cellulare, sapete, perché non sta squillando neanche. Benvenuto nel servizio di Solo un attimo di pazienza, ragazzi, finiamo questa partita e dopo vedo se avete scritto qualcosa. Sancho sulla fascia,
Lancio sulla fascia, attenzione, prova a metterli in mezzo. No, che gol che ti sei mangiato! Che gol che ti sei mangiato! Tentiamo il tutto per tutto con un offensivo. E sono fermi. Va bene. Boh, dai, almeno ho perso solo di uno. Bravo, Wolf. Che succede? Ma che c'è completamente scarica. Avevo questo sentore. Mi ha battuto 3 a 2. Ah, ecco. Bravo, Wolves. A chi toccava, ragazzi? Facciamo le ultime e dopo basta perché veramente sto cominciando ad aver male agli occhi. Ok. E dopo John se ho tre. Ok, altre due. Vai Gian, invita. Porca miseria, sentite la musica. Manca solo che mi bloccano la live per il coso. La musica. Per il copyright. E anche oggi niente Messi. Attenzione, Bale in prestito per 12 partite. Wow. Dopo devo rifare tutto il mercato. Tardando ad entrare, non ti preoccupare già. Preoccupa. Matteo chiede, fai vedere la tua rosa e Wall invece dice bravo, complimenti Fra. Bravo tu. Bravo tu, ti sei comportato veramente veramente bene e poteva anche finire di più perché ti sei mangiato un gol alla fine. Questo. Comunque se vuole qualcuno io ci sono per un'amichevole. Vai, scambio di opinioni, scambio di amichevoli. Comunque, Matteo, questa è la mia formazione. Praticamente il Napoli, sì, da qualche Un parte. po' Ah, il sì. Napoli e la Juventus. Sì, alla fine è sempre così. Poi questi qua sono le riserve. Magari se con Odrebor se vuole. Se vuoi. Ok, loro giocano nel frattempo. Vai, Otrebaro, vendicami. Invitato. Babba mia. Che se non sbaglio anche lui c'ha Koulibaly e vederlo con la maglia dell'Inter fa abbastanza impressione. Con tutti quei crediti potresti farti una rosa più forte. Scusate se in tanti.
invaso la chat. No, tranquillo, Wall. Eventualmente non ti leggo se parli con Otterboard, cioè se è una cosa tra di voi, tranquillo, non c'è, non c'è problema. Matteo dice, non Serie A. Gian dice, anche con me se vuoi. Ma sì, me l'hanno detto in tanti, Matteo. Uno mi ha detto, fai una cosa, ti vendi tutta questa squadra e insieme con i crediti che hai ti potresti fare una buonissima Premier League. È che io sono affezionato alla Serie A, con la Premier League non è che mi trovo tantissimo. Devo dirti la verità, mi ero imposto che se nei pacchetti trovavo dei giocatori forti della Premier li conservavo, così poi pian pianino mi facevo una Premier senza spendere un credito. Però poi ho detto, boh, mi servono crediti, perché il mio obiettivo sarebbe quello di prendere, detto da uno che tifa Napoli sembra assurdo, ma insomma bisogna prendere i giocatori più forti, CR7, insomma. Una ibrida potresti farlo. Comunque Wall, Wall dice, ma comunque quanti anni hai alla fine? Alla fine io ne ho 35 e Cristalin ne ha 32. Mm-hmm. Anche se io ne dimostro 20 e senza barba e lei ne dimostra 20. Anche lei, anzi 17 diciamo. Grazie per avermi dato i 17. No, Eno ha 18 anni. Ti giuro, parli più giovane. Pari. Scusa. Ah, ok. Pari più giovane. Sì, perché a me ora iniziano a bruciare gli occhi. Io ti ricordo che sono dalle 10 del mattino davanti al computer. Lo so. Già sono 12. Quasi 12 ore per 40. Ah, ma hai voluto fare questa precisazione per aver sbagliato a leggere? Perché tanto ormai lo so che mi prendono sempre in giro quando sbaglio. Sì, vabbè, però mamma mia. Ti posso invitare in party? Ah, penso che parla con allora, Enomi senza barba sembra un 23enne, Crystal ha 19 anni. Sì, penso che se ne parli con Otrebor. Sì, sì, infatti, penso. Che botta di sedere. Ma come fanno ad avere una maglietta con tutte le mani, cioè con i guanti già integrati? La voglio pure io. No, chi ha detto che ha i guanti già integrati, amore? Aveva tipo già le mani tutte inserite nella maglietta. No, semplicemente una maglietta sotto la maglia a maniche corte. Sì, ma aveva le mani chiuse come se fossero guanti. Ah, no, e forse sarà l'effetto che ti sembra a te che abbia... che abbia i guanti in tinta con la maglia sotto. Ok. Allora, il bello è che per un attimo ero convinto che l'Inter fossi io e non lui, perché siamo abituati a giocare al Pro Club insieme e come divisa, purtroppo, dico, abbiamo la maglia dell'Inter. Io ho detto, perché sta andando da quella parte? Io volevo che la passasse. Ragazzi, si vede che sono stanco. Dico soltanto che ne hai un'altra dopo questo. Lo so. Mi sa che domani io dormo, non faccio più niente a casa e tu non ci vieni domani. Ma perché non dovrei venire? Perché dormirò tutto il giorno. E allora, la solita donna del sud, no, non puoi venire a casa perché la casa fa schifo. Esatto. Ah, io non vi capirò mai. Dai, forza, sveglia. Ma dai, ero in vantaggio.
Quanto lo schifo sto gioco. Com'era in vantaggio? Scusa, War non è... non è Gian? Ed Come? est sei tu? Sì, no, nel senso sono in vantaggio nell'arrivare sul pallone. Ah. In quel senso. Ah, ma mai un rimpallo ogni tanto no, eh? Cioè, è partito il treno quadrato qua. Niente, amore, dormi. Ragazzi, io già ti ho detto che già lo sai che per me fare le 11:30 già è terribile. Ora è mezzanotte e un quarto. Sì, ma infatti non ti dico niente. No, ragazzi, veramente, se dobbiamo fare ancora live così, veramente qualcuno prende il mio posto. Perché da quando mi metterò a lavorare io mi dovrò svegliare alle 6 del mattino. E ho 8 ore di fila di lavoro. No, vabbè, amore, finiamo prima. È che questa era una particolare perché appunto erano tutti i giochi in una live sola. Era perché appunto io domani vengo da te, se no non facevamo quest'ora, lo sai. Quindi è un'eccezione, sta tranquilla. Non Spero. lo spero, sarà così. No, Valerio, allora, le cose sono tue. Se rimane a casa, sì, domani farà live. Se viene da me, no, non farà live. Visto che hanno la maglietta tutta con le mani fatte chiuse. No, non ho visto. La prossima volta sta attento. Non lo batterò mai. Perché Scusa. scusa? Perché ho sbadigliato, ho fatto il rumore. Non ti ho sentito. Ah, ok. Sì, perché non lo so sapesse, quelli che fanno uno sbadiglio e fanno. Mi danno sui nervi. Alcune volte l'ho fatto. Lo fa. Sì, infatti mi sono morso la lingua. Perché dico, boh, capita. Io chiedo a te, Crystal, una live tu. Oh, ragazzi, possiamo fare che faccio live, ci mettiamo a chiacchierare e nel frattempo che aspettiamo Enomis, cioè non ho altre possibilità. Io posso fare così, che mi metto là in cam fino alle 11, anzi no, aspetta, lui, allora se lo vado a prendere io, purtroppo alle 10:30 devo uscire di casa per andarlo Sì, vabbè, a prendere. va, cavolo però, i difensori non vanno incontro, gli dico vai pressa e noi se muovi. Cioè, guarda qua. Dicevo, se no possiamo stare fino a mezzanotte. Ah, comunque, tu dici che quando io faccio i rumorini tu ti lamenti, sì, ma tu sei il primo che li fa, quando sbadigli. Si vede che sei stanco. Perché non sono concentrato? Perché sembra che ho una faccia da schiaffi. Io direi la seconda. Mamma mia. Sì, per giocare a FIFA devi darti un orario, perché dopo una certa ora il cervello non riesce più a concentrarsi a dovere, secondo Dice Alessandro, si vede che siete stanchi. me. Oh, ragazzi, perdonatemi, io sbadiglierò, quindi mi sentirete spesso. Aspetta un attimo, adesso mi sono ricordato se ha trovato pure Mbappé. Vabbè, allora. Adesso capisco perché vinci quelle partite alla Weekend League. A proposito, Gian, poi dimmi chi hai trovato nei pacchetti. Allora io ti dico, ok, d'accordo che
che siamo stanchi, cioè finché lo vedi lui, a lui si vede da morire. No, Da me cioè, come si no, fa a basta, mi sentire rifiuto. così? Già, non mi dire niente, preferisco quittare perché no, cioè per me altre gol custino go voglia. Sono veramente KO, basta. Crystal, domani ti fai una 3.000 schiaffi. No, no, domani mi sto a casa. Basta. Player pick Preferisco. Mbappe, molta fortuna. Ma quando l'hai trovato? Oggi? No, quella volta prima. Ah. Scusate, mi c'è tranquillo. Io speravo di avere un po' di fortuna e trovare Messi, però vabbè. Non nel player pick, perché sennò non lo potevo rivendere. Va bene, ragazzi, sentite, io sono veramente KO. Scusate i capelli. Crystal pure. Cavolo, cioè, mezzanotte e 20 siamo ancora 8 spettatori. Grazie per essere rimasti. Mi dispiace per quello che è successo verso inizio live, sinceramente. Spero che non accada mai più. Penso di aver perso 2 iscritti, ma chi se c'ava? E niente, ragazzi, io direi di chiudere qui. Due comunicazioni di servizio. La prima, chi gli interessa, domani sulla mia pagina di Facebook, quella di Enomis. Condividerò la diretta di Facebook dove ci sarà questa conferenza sui videogiochi da Firenze che si chiama Working Games. E io, se non sbaglio, a partire o dalle 10 o dalle 9 sarò in videoconferenza che parlerò davanti a 400 persone qui da casa insieme ad un altro mio amico YouTuber che si chiama Playdogame. Molti di voi già lo conoscono. Quindi spero che la guardiate in tanti. Altra comunicazione, lunedì sera faremo la live della carriera di FIFA con il nostro Napoli e sarà la prima live che faremo su Twitch, salvo imprevisti. Vi darò conferma direttamente lunedì. Vi ricordo che chi non ha Twitch si può loggare al sito di Twitch o all'applicazione dal cellulare tramite le proprie credenziali di YouTube o se non sbaglio anche tramite Facebook. E per chi fosse nuovo, ripeto che le carriere proveremo, faremo i test e le faremo tramite Twitch. Invece, le partite di NBA per chi mi volesse sfidare, poi l'Ultimate Team che si fa di solito di venerdì, continueremo a farle qui su YouTube. E ovviamente le live di Twitch verranno trasportate sempre sul canale YouTube, visto da non far perdere niente a nessuno. Imbecilli ci sono sempre, no, sempre rispetto verso di te, purtroppo alcuni non ne portano, anche a me succede. Ciao, buonanotte, grazie per la live, Crista, un dolce saluto, riposo sogni d'oro, va bene, alla prossima, buona serata. Perfetto, ragazzi, noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Grazie per chi è passato, per i nuovi iscritti e spero che il canale piaccia e che continuate a seguirci. Va bene? Un abbraccio, ragazzi, un bacio da me, Buonanotte. Crystalin, e ci vediamo lunedì. Ciao, Agu! Ciao ciao. Ciao.